Va bene, buonasera, bentrovati. Buonasera, no. No, io ho salutato, chi ho salutato? Ho salutato un critico teatrale, quando io, forse non doveva incoraggiarmi, quando io, che è Tiano, non sbagliare persona, è lui, ecco, che quando io ho cominciato a fare uno spettacolo di cabaret nel 65, lui scrisse mica tanto, è 12-13 righe, ma quelle 12-13 righe mi spinsero a continuare, forse non dovevo, ecco, volevo, lo dico a distanza di 30 anni, insomma. La colpa era di Tiano. Va bene, cominciamo subito. Sipario. Dal Teatro Parioli, allora, in Roma, il Maurizio Costanzo prima Show. Di passare al nostro Uno contro tutti, do conto della nostra campagna per l'uomo contro le mine. Siamo arrivati a 8.000 telegrammi, quindi se Pietrangeli manda la scritta mi fa una cortesia, ma quello che mi fa più piacere è che è arrivato un comunicato dal Consiglio di Fabbrica della fabbrica che noi maggiormente abbiamo citato, che è la Valsella, Valsella Meccanotecnica, che fabbrica queste mine antiuomo. Voglio ricordare che l'Italia è uno dei paesi che maggiormente fabbrica ed esporta mine antiuomo nel mondo, e allora il sindacato bresciano, il consiglio di fabbrica condividono e fanno proprio la campagna per la messa al bando delle mine e chiedono poi una serie di cose, che per esempio il governo italiano assuma un'immediata iniziativa proponendo un provvedimento legislativo in tal senso, evidentemente. Quindi io mi auguro che questo accada, c'è anche una richiesta di firme fatta da un deputato verde, Ronchi. Insomma, noi ci stiamo muovendo, domani vi darò più notizie ancora, continuate a mandare i telegrammi, voglio arrivare a 10.000 e poi li portiamo a varie persone, dal Ministro della Difesa in su e in giù. Vediamo se riusciamo a far sì che l'Italia non sia più appunto un paese che produce mine antiuomo, quelle mine che colpiscono principalmente donne e bambini, poi in buona sostanza. Va bene, allora l'uno contro tutti, l'ultimo di questa serie, è una prima la procedura, come sempre alzare la mano, non fare premesse per cortesia, andare dritti alla domanda, i microfoni ce l'hanno due nostre redattrici, Amina Iacuzio e Raffaella Furno, quindi alzare la mano, fare le domande. Abilitati a parlare sono 21 persone, quindi ce la dovremmo fare anche a fare due giri di domande, se siamo rapidi. E il personaggio è sicuramente è uno che è stato sempre contro tutti, peraltro però anche molto amato, scomparso qualche anno fa, se ne leggeva qualche notizia un po' sui giornali, ricomparso di recente con degli appuntamenti, per esempio il 20 luglio al Teatro Romano di Verona, poi uno stage a Montalcino, poi in agosto a Macerata un altro appuntamento e altri appuntamenti teatrali. È sicuramente uno dei personaggi più interessanti e discussi del teatro del mondo, perché poi insomma la sua fama è andata ampiamente oltre l'Italia. Carmelo Bene. Ciao. Allora. Dunque, Carmelo Bene ha smesso di fumare, fuma delle sigarette particolari, ecco perché è abilitato a fumare, c'ha lì il portacene. Fumo ecco. Niente, appunto. Fumo niente. Sì, è una cosa così, le ho scoperte stasera, sono delle sigarette senza tabacco e senza nicotina. Come nessuno contro tutti. Quindi sono sì, sono virtuali. Nessuno contro tutti. Nessuno contro sì. Tutti. Vabbè, allora, vogliamo cominciare su. Vuoi mettere in fila te? Con chi ce l'hai? A me mi viene il nome Carmelo Rocca, tanto per citarne il primo che mi viene no. In mente. Cioè, no, uno dei direttori generali dello spettacolo, no. No, poi non c'entra, perché Carmelo Rocca è stato il direttore di questo defunto, non c'è più. Ma fantasmatico però, allucinatorio, ministero che sopravvive come larva alla sua demolizione plebiscitaria. È stato abrogato dagli italiani. Gli italiani continuano ancora ad andare sempre a votare, votano, non si capisce perché votino. Per dare un senso a che cosa? Ma il voto è un fatto democratico. Comunque. Ma quello è il guaio. E quello è il guaio, non risolveranno mai niente con la democrazia. Comunque, dicevamo Carmelo Rocca, democrazia nel senso di Hobbes, la chiamava demagogia, fu il primo a chiamarla con il termine giusto. Ma adesso non caschiamo nel solito sociale, nel mondano, nel.
nei dolori privati, pubblici, ecco, parleremo di assistenzialismo magari. Ma Carmelo Rocca, appunto, è il direttore generale dello spettacolo del Ministero del Turismo mancato, poi soppresso dagli italiani, smaniosi sempre di dare il loro contributo all'urna elettorale di pianto. C'è il problema. Oh, meno male, c'è un po' di problemi. Vedi? C'è un problema. Sì, non è che lui lo risolve. Non ci avrei mai creduto. Tocca soltanto il microfono. La sua è una speranza di aver risolto qualche cosa. Quelli che aprono il cofano della macchina guardano, ma non è che sono in grado. C'è anche un problema. Abbiamo trovato un problema. Insomma, va. Allora. Andiamo avanti. Anzi, questi applausi che, al niente. Bene, bene, molto bene. Questo incoraggiare il niente. Allora, vabbè. Sono venuto qui a rilassarmi, guardate. Chi è in vena di polemica casca male, può andare. Va bene. Carmelo Rocca, diceva, ma niente. Io ho nominato sette volte che lo nomini. O lo nomini 77. Ne vuoi parlare o no? Edgar ha detto di dire una cosa una o mille. Ne vuoi parlare o no? Cosa. Non ne vuole parlare. Chi vuole cominciare? Rocca disse una volta davanti a Franco Ruggeri, ma senti, di Carmelo Bene ce ne sta uno solo, dice uno, chiaramente, ma gli altri sono tanti, dico, ma sono mediocri, ma d'altra parte dice, di te ce n'è uno solo, ma se non ci pensiamo noi ministero, ecco, noi spettacolo del governo, se non ci pensiamo noi, diciamo, alla mediocrità, chi ci pensa? Vi direi meditate, ma siccome appartiene alla bagarre della polemica sociale, del mondano, direi non ci pensate più, dimenticate, non ho detto niente. D'Agostino? Prego. Scusa, salve. Allora, io prendo per testo questa intervista che è apparsa oggi sull'Unità, dove le domande erano rivolte soprattutto al Carmelo Bene, calciofilo. E ci sono alcune cose molto interessanti che dice Carmelo Bene. Ad esempio, a me terrorizza più l'elettorato che la calciofilia. Anche andare a votare è un'evasione per l'italiano. Io non ho più fiducia negli italiani. Ora, recentemente, cioè l'altro giorno, un altro esponente dell'intelligenza italiana, vale a dire Umberto Eco, si è espresso in questi termini. Sta montando un sentimento in Italia contro il proprio paese, sentirsi anti-italiano, l'ultimo snobismo di massa o di elite. Ciao, ti rispondo subito, no, perché cos'è quel giornale là? È il giornale dove è stata pubblicata l'intervista. Ma che giornale è? L'Unità di oggi. L'Unità di oggi. Esce tutti i giorni. L'Unità di oggi. L'anacronismo più deliberato di così. No, ma non è questo. Che è anacronismo. No, non è colpa tua. No, che spesso, noi siamo dei poveri mortali. No, dico, forse il giornale è un fatto anacronistico, via, perché non è un fatto, no? Parleremo dopo, sarebbe ora di finirla con questa libertà di stampa, via. No, perché spesso queste battute di Carmelo Bene. Mi sta bene. Io rimango un po' abbasito. No, mi sta bene la libertà di stampa se è libertà dalla stampa. No, il problema non è quello. Sì, ma quella è una cosa vecchia, mi trovavo in Otranto. A delirare l'infinito del mare ionico quando qualcuno mi ha chiamato, cioè lei cosa ne pensa? Penso niente, ho detto queste cose sì, sì. E di oggi quell'unità sì, è anacronistica, sì, infatti anche quello che dice, anche altre cose, cioè il calcio è stupendamente rappresentato dalla nostra nazionale, si vedono 11 ragionieri in mutande allo sbaraglio senza nessuna remora, senza nessun decoro, è il nostro governo, il nostro sottogoverno in mutande. Certo, non lo nego. Allora, diciamo queste due domande. Una su questo fatto di questo sentimento anti-italiano. Ma se, dico, non l'altra è sul fatto che lei mette non c'è da fare una crociata. Penso a me, che con questo nessuno, tutti i presenti, viventi, comatosi, saranno d'accordo. Non solo in questo teatro, ma anche nei loculi domestici. Chi è il soggetto? Il soggetto dov'è? No, perché so qui sembra io. Veramente a Domenica Guizzo, sette caselle. Io mi occupo, e sì, o purtroppo si occupano di me, o per fortuna solo dei significanti, i significati li lascio ai significati. Sì, ma io ho fatto solo una semplice domanda. Sì, ma qual è la domanda? Rispondo subito. Questo sentirsi anti-italiano. Da sempre, da prima di nascere, non sono mai nato. E perché? Non mi vergogno di essere nell'equivoco italiota. Non mi interessano gli italiani, ecco. No. Scusi la curiosità. Dico, qualunque governo, come qualunque arte, tutta l'arte è borghese, tutta l'arte è rappresentazione di Stato, è statale.
È uno Stato che si assiste fin troppo, ecco. Se no alla mediocrità chi ci pensa? La mediocrità par excellence è proprio lo Stato. Lo Stato dovrebbe smetterla di governare, ecco. Sì, ma l'Italia? Non si può dare uno Stato senza governo, mi spiego? Ecco. Cioè senza, non deve amministrare, deve lasciarlo fare a dei privati, ma siccome non fa che tre volte istituzionalizzarsi, il giornalista si vede, mi ha chiesto qualcosa. Allora, diciamo che qualcuno più colto di me ha detto che ogni io ha bisogno di una patria. Ogni Dio? Io ha bisogno di una patria. Ma io non sono io, non voglio più essere io, dice Gozzano, punto. Me ne frego di Carmelo Bene io. D'accordo. Voi no, ma io sì. No. Io almeno qualche parolina riguardo alla metafora che fa del calcio e governo, eccetera, eccetera. Ma il calcio, cos'è? Quelle partite di calcio in America, in mutande, 50 sì. gradi all'ombra. Quelli giocano davvero in mutande. Io non si capisce nemmeno come la nazionale italiana, per esempio, da bambino un po' guardavo, perché il gioco è una cosa importante, ma loro non giocano, scherzano. Lo scherzo è adulto, non è più il gioco, non è bambino. Vabbè. Quindi non c'è nessun aspetto ludico, non c'è l'equivoco del mito, non si vede un assist di Maradona, che è più interessante certamente di qualunque attimo di teatrante internazionale, va bene, o di Van Basten, che ne so. Del Pelé di una volta o di Eber quando essendo il tennis non può giocare al tennis, se gioca addormentato, infatti si addormenta come i cavalli. Stefan Eber in piedi è straordinario. Nel calcio italiano queste cose non si vedono e mi hanno sempre dato l'impressione di giocare davvero in mutande, non in degli short, ma in mutande, quelle aperte, non sai, che si usavano fino a 20 anni, 30 anni fa, così. Quindi li trovo nemmeno osceni, perché sarebbe un far torto al porno proprio nell'etimo, fuori scena, il porno come eccesso, come l'odelà del desiderio, è vero? Ecco, sarebbe veramente insolentire, oltraggiare il porno, chiamandoli, definendo il non gioco italiano o italiota, o sceno. Detesto anche la nazionale azzurra, però lo dico, va bene? Non me ne fotte nulla del Ruanda e lo dico, voi no, non ve ne fotte, ma non lo dite. Se ne fotte non anche sono del, eroico, ma anche del governo. Me ne infisco di me stesso, del governo. La politica. Tutto. Della politica, del teatro soprattutto. E di cosa noi dobbiamo fottere nella vita? Di che cosa voi dovete fottervi? Andate a farvi fottere. Ah, così. C'è chi piace. A me. Promette bene la serata. Per un momento deve farlo solo. Ah, no, sì. No. Questo del farsi fottere deve farlo solo che. Chi non ci goda poi di questo, cioè no, a chi dispiace. Ma non è un invito erotico. No, a chi sia nel manc, no erotico, porno. A porno. Il porno si instaura dopo la morte del desiderio, l'eros. Morto, sacrificato, eros, l'aldilà del desiderio. Quando tu fai qualcosa al di là della voglia, la voglia della voglia, questo è il porno. È una svogliatezza, è il più grande pornomane, ecco, tu qui puoi seguirmi, forse, è Franz Kafka, è pornografo. Non è Sad, che non ha niente a che fare con la eccetera eccetera eccetera. E lei con si le società erotiche. Ma lei è porno? Anonime. Lei si considera porno? Mi considero porno, mi considero nel porno, certo. Ah, nel porno. Nel porno è il manca, l'altrove, quanto non è, quanto ha superato se stesso. E quanto non ha voglia, quanto non gli tira, pur tirando, non tira. È stirato. Per sempre. Io alzo allora, bandiera bianca. Ci fermiamo solo un attimo. No, non ci addentriamo in cose pericolose. Facciamo amare qualche annuncio sceno, prego. Faccio gli annunci sceni che ci consentono di certo, fare questa trasmissione. Di poter parlare dello sceno in modo serio. Esattamente. Certo. Quindi poi dopo Daniela Menegoni, Lunari, consigli per gli acquisti. La diretta continua. Un po' sì. Riprendiamo il turno contro tutti con Carmelo Bene, Marinella Venegoni da Stampa, prego. Sì. Domande dirette, non senza premesse. Nel marzo del 1992, stando alle cronache, lei ha percosso sua moglie Raffaella Baracchi, incinta all'ottavo mese.
questo episodio che mi risulti non è stato mai smentito. Quali cronache, mi scusi? Le cronache che si leggono sui giornali. Ah, le vostre. Le nostre, che sono quelle inutili, vacue, che non esistono. Quindi lei non ha picchiato questa signora. Ma la stampa non riferisce i fatti. La stampa informa non sui fatti, ha detto Derrida giustamente, ma informa i fatti, non dei fatti. Comunque, se mi consente quindi di la stampa che informa che i fatti. No, 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 lei no, no, che non si fa urtare da niente, vedo non che è stato urtato. Non è pertinente, le dico, non è, lei può parlare quanto vuole, io già non ma esisto, lei non se mi parla risponderà. Lei non esisto tre volte, divento nessuno e trino. Beh, però questo è brutto. Lei dice che se ne fotte di tutto, quindi dovrebbe rispondermi, beh, no? Se parla lei parlo io. Allora non posso andare avanti? Le cronache non mi interessano, dicevo allora, che la stampa lei... informa i fatti, non sui fatti, la stampa mente. Come visto, sempre, Cassiano, devono campare, Cassiano, un panino glielo vogliamo dare al mese, almeno. Allora, beh, grazie. Ecco, allora, ecco. C'è stata la moglie effettivamente... Raffaella Baracchi, noi avute tante di mogli, perché delle altre non si parla? Io mi sono sempre sposato, come facevo a divorziare altrimenti? Non lei... si può divorziare senza un matrimonio. Lei ha picchiato divorziare o no dal una donna civile. Incinta? Non ho mai picchiato nessuno, ma mi sarebbe piaciuto. Ecco, ma bisogna esistere per picchiare qualcuno. Sono anni che prendo a calci in culo me stesso. Lei è molto... E così mi sono fatto fuori. Sono io mia moglie. Mia moglie in clausura. Hai capito? Come? Sciocchina. No. Ah, prendiamo su Luigi Lunari, prego. Allora, io appartengo a un'altra parrocchia. Sì. La parrocchia... Ognuno ha i suoi gusti. No, la parrocchia in cui le frasi hanno un senso comune. Ah! Terribile, lo so. Ho terribile. Visto Cassiani, buona. Ci sono altri prima. Avanti, scusa. Senta, per favore, non mi offendo. Mi offendo il fatto spiace, musicale. Il senso mi dispiace. Comune. Cioè io ma, credo ma scusi, nel... il senso comune è buono, il buon senso comune. Comprensibili agli altri. Comprensibili. Cioè, io sono per il grande teatro, cioè il grande teatro è quanto non è comprensibile. Ecco. No, ma voglio dire... La vita si comprende? No. Allora occupiamoci della vita, basta col sociale fare stasera. Fare domanda, ma io non sto facendo del sociale, anche se all'inizio lei ha detto non bisogna occuparsi del sociale, dell'individuale, del privato, no. E ha escluso praticamente no, tutto. No, del privato sì, del privato okay. Intendo, del privato, il privato del privato. Il ecco. Privato del privato, cioè, non, privato, già non capisco più che cos'è. Ripeto, io appartengo a un'altra parrocchia. Io ho sentito, quando lei ha detto io me ne fotto del Ruanda, ho sentito un attimo di gelo, che certamente a lei, uomo di teatro, non è sfuggito. C'è stata cioè in quel momento l'opinione pubblica presente l'opinione in sala pubblica, sì, ha sì. Pensato che lei avesse un pochino varcato il segno. Cristo! Non sono responsabile del Ruanda e non posso farci niente, però sì. Non arrivo a dire che non me ne frega niente. Comunque, quello che voglio dire è che le frasi il porno è oltre, io non sono io piglio a calci in culo me stesso, sono acqua fritta e friggere l'acqua è difficilissimo. Lei è capace di friggere l'aria? Mi no. Scusi, io sì. Bravo, ci provi. Però non lei capisco... è capace a sfondare porte aperte? Venga qui, sì, ma lei si rompe le corna se la porta aperta va no, per no, terra. No. Ma voglio dire, fare. È un dialogo o no? Non è facile sfondare. Allora, non è un dire... dialogo, in teologia no, si danno solo domande ma non risposte. Allora, abbia domanda. Pazienza, si aggiorni, si informi. Allora, una domanda, due domande. Si disinformi soprattutto. Sì, certo, ecco. Due domande. Non lo può fare, in teologia si danno solo domande. Parlare, purché non pretenda risposte. Lei non può parlare di Dio con Dio, vada. Non so. Guardi, quando parlo di Dio lo intendo in senso, nel senso che Nietzsche invidiava a Stendhal, cioè Dio ha una sola scusa. Ah, l'avevo Stendhal capito, l'avevo non capito, esiste. L'avevo però, capito benissimo. No, Dio l'allusione ha stendhaliana l'avevo capito di primo acchito. Benissimo. Comunque voglio sfondi dire, la porta, non so, aperta, senta, via. Nella frase di Dio non sfondi si parla porta. Con Dio, è sì. Incluso anche Carmelo Bene o posso parlare a Carmelo no, Bene? No, assolutamente. Hola, allora, io non sono incluso, lei non può parlare con me. Ah, non posso parlare. Se lei si illude che io esista, lo faccia. Se lei si illude d'esserci, lo faccia. Senta, se ha quattro bypass esiste, io ho una fibrillazione atriale. Senta, me l'assumo io sulla mia incoscienza, parli. Oh, piccolo Mosè, parli. Grazie. Parli, allora, il piccolo Mosè ha due curiosità nei suoi riguardi. Una personale e una generale. Quella personale è questa, è un po' vecchia, lei certamente non se lo ricorderà. Ma io una volta ho osato sulle colonne dell'Avanti, giornale caro a tutti e due. Colonne dell'Avanti. Va bene, ho osato parlare, fare, avanzare qualche riserva. Le colonne dell'Avanti.
L'avanti. Questo è sconcio, non è osceno, eh? Vabbè. Costanzo, prego, arbitro. Prego, ho detto di stare. Io voglio un arbitro. Sono pagato per quello. Grazie. Nei limiti del possibile. Come l'arbitro? Allora. Qual è l'arbitro? Ma via, andiamo. Io e Maradona vogliamo un arbitro. Ma via, andiamo. Allora, la domanda è questa. Io una volta ho fatto delle riserve sulla Delchi. Lei mi ha risposto attraverso la notte, attraverso uno di quei giornali che, come ha detto prima, non sono un fatto, quindi non ho capito bene neanche quello. Mi ha risposto dandomi dell'incauto. Effettivamente, io qualche giorno dopo ho perso il posto. Allora, di questo la ringrazio, perché molti di quelli che erano all'avanti oggi navigano in acque cosparse di avvisi di garanzia. Io me ha perso il posto lei? Sì, ho perso il posto. È qualcosa, no? L'ho affrancata dalla catena di montaggio. Ma quelli che di posti ne ha persi tanti. Ma basta con i lavoratori. La seconda domanda è questa. In un suo libro, uscito proprio una decina d'anni fa, c'era una frase che per alcuni tempi non mi ha lasciato dormire. Poi sì, ho ripreso. La frase era questa. Io sono causa di tanti infortuni. La frase era questa. Tutta la storia è storia della Fonet. Ecco, questo mi ha perseguitato, perché un inizio così l'avevo trovato nella Bibbia, in principio era il verbo, però quello l'avevo capito. La fonene vuol dire rumore, non verbo. Sì, il verbo? Ho capito. No, no, era un altro libro. Il verbo di un altro sta libro al membro virile, come la fonesta, non so, la fonica. No, la dica. Il rumore, ecco, rumore. Vorrei un chiarimento. Il verbo sta al membro virile come la fonesta. Sta al rumore? Che c'entra? È il rumore, alla musica, voglio dire. È il verbo, il membro virile che mi dice. Fonè vuol dire rumore. Comunque, voglio dire. Lei ora sta emettendo una serie di rumori. Esatto, però questi rumori. Non tuttavia sempre al di sotto della scorreggia di Stato, che è sempre drammatica. La ringrazio, al di sotto. Sì, al di sotto. Ecco, vabbè, allora visto che. Al di sotto della scorreggia drammatica di Stato, non delle sue scorregge. Visto che sfugge. Allora, visto che sfugge alla domanda, prego, va bene, gliene faccio una molto diretta. Quando dice che il ministero si occupa della mediocrità, me l'ha detto il direttore generale, certo, non io. Ma cioè, lei testimoni. Ritiene che il ministero, e non solo il ministero, non si sia occupato abbastanza di lei? Ma sta scherzando? Facendola emunerandola in misura egregia. Ma lei mi offre il destro, guardi. Ecco, allora le offro ancora un altro destro, visto che siamo sì. Come mai, per esempio, quattro suoi spettacoli sono stati prodotti dalla Scala, che non aveva il compito di produrre spettacoli di prosa? Ah, mi si dice 16 milioni al giorno, cioè 10 mesi di un infermiere. Infermiere mediocrissimo, per l'amor di Dio. Tutto, ha detto 16 milioni al giorno. No, ma un momento, 16 milioni al giorno, io. Per un panino così. Per un panino così. Senta, io non ho 16 milioni di guadagno in 3 minuti, ogni 3 minuti. Non ne dubito. No, sia giorni prima. Però anche visto quel fare il giornalista, hanno fatto bene a licenziarla, guardi. No, va bene, ma hanno fatto benissimo. Già la stampa è fallimentare, insomma, ma con lei diventa proprio. Le domande sono queste. Quando mi dava dell'incanto, le rispondo. Pensava già al mio licenziamento. Secondo, che cosa cavolo vuol dire la storia, tutta la storia è storia della Fonè? Terzo, come mai lei, dopo aver parlato tanto male del ministero, degli enti pubblici, eccetera, si è foraggiato per parecchi anni a lire 16 milioni al giorno presso un teatro come la Scala, che non aveva assolutamente tra i suoi compiti quello di produrre spettacoli di prosa? Io ho visto tutto. Vabbè, ha detto. Io ho visto tutto quello che ha fatto. La domanda l'ha fatta fare. Poi ho anche domande altre più serie. No, dopo, adesso la serata. Adesso dimentico, se no. Adesso non rispondo a lei. No, immagino. Io non sono qui, comunque mi creda. Guarda, non sarei nato così per rispondere a lei, perché farai da grande. Una sera andrò al Teatro Parioli da Maurizio Costanzo, ci sarà un anonimo. Il signor Lunari, Lunari. A cui risponderò. Vi pare un avvenire di un povero bambino. Ma infatti io sto parlando del passato. No, del passato, ma non esiste. Infatti sto parlando del passato. Adesso esiste, rispondo. Esistono avvisi di garanzia, esistono. Allora, facciamone per voi, Lunari, facciamo rispondere. Insomma, se lo Stato italiano, va bene, nelle figure di Franz De Biase, oppure di Carmelo Rocca, oppure della presidenza del Consiglio dei Ministri, si è sempre abusivamente, incompatibilmente, eccessivamente occupato, si è straoccupato del qui presente assente, di me. Ne ha proprio abusato, non ne posso più di questa haute-surveillance, lo dico da quando ero ragazzo, va bene? Lo Stato si è fin troppo occupato, io ho chiesto sempre allo Stato, nei libri, per iscritto, nelle carte da bollo, fuori dalle carte da bollo, per favore voglio essere trascurato,
Sono un poeta da ragazzo, poi sono andato di là dal poeta, ero un artista, poi l'arte l'ho riconosciuta borghese, ho visto che l'arte era Carmelo Rocca, infatti lui è grandufficiale delle arti e delle lettere, è un'onorificenza tributata lì da Jacques Lang, eccetera, eccetera, di loro, va bene, si impalmano, eccetera. Ma questo non conta, quindi troppa attenzione. Con Edoardo, con Dario Fo, ma tanti anni fa, quando io ero pressoché ventenne, abbiamo cominciato una battaglia invocando la chiusura del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, va bene? E proprio l'oblio dello Stato, l'oblio di me, ecco. Abbiamo rimproverato di non trascurarci abbastanza. L'artista vede anche, soprattutto il genio, vuole essere trascurato. Fa di tutto per trascurare se stesso, va bene? Già è sfuggito alle apprensioni di sua madre, che non l'ha lasciato suicidare in una pozzanghera, che l'ha sempre trattenuto e fermato. Alla fine viene un ministro, proprio poliziotto, che ti si attacca e non la smette più. Dicono che la mediocrità dei ministri deve campare, deve sopravvivere anche quella. Dice, sono quelli a quella mediocrità dello Stato. Alla mediocrità di Stato, chi ci pensa? Lo Stato si occupa della mediocrità della burocrazia, cioè 65 milioni di italiani. 65 milioni di italiani, da imbecilli, cioè italiani, votano questo Stato, che è il loro stato di cose, quello che è stato, quindi non è stato mai. I fatti non sono, se non nella stampa e nelle sue falsificazioni o omissioni. Ora, e informazioni dei fatti, ripeto, e non mai sui fatti. Lei mi parlava della Scala. No, io ho sempre onorato la Scala della mia presenza, di che la Scala ha ritenuto sempre onorarsi, in quanto ha riscontrato, non in Carmelo Bene, in CB, diciamo, un teatro di prosa, ma l'incomprensibile, il buio musicale, quello che Nietzsche chiamava lo spirito della musica, non il teatro della prosetta, non è per questo. Quindi, siccome gli enti lirici hanno nel loro statuto, e qui diversi di voi lo sapranno, perché vedo diversi addetti ai lavori, teatrali, ce l'hanno, possono spendere dei miliardi, con me non l'hanno nemmeno spesi, ci hanno anzi marciato, abbiamo riempito sempre delle grandi sale, per me più sono piene più sono vuote, va bene? E quindi mai la Scala ha tirato fuori una sola lira. E ci siamo fatti una coproduzione come la musica di Lorenzo Ferrero dell'88-89 per Cena delle Beffe, dove ha pagato 30 milioni a sera in alcune recite di un melodramma, che chiaramente, con fronte al quale qualunque rigolettaccio di provincia ne costa 100-300 a sera. Mi spiego? Tutto qui. Io non ho mai avuto sovvenzioni, ho sempre rimesso dei miliardi, ma li avevo, li ho rimessi. Fincero io, ma davvero il Ministero non si decide a trascurarmi, ma per trascurarmi deve trascurare anche gli altri, questo è il fatto, perché se io produco delle cose e le svendo, poi non posso svenderle, un di voi, va bene, un produttore di se stesso o d'altro, produce alcune cose, deve vendere a 20-30 milioni, deve ammortizzare gli allestimenti, i tir, i trasporti, né vero, ecco. Invece no, i cosiddetti stabili, che poi sono diventati mobili sempre, questi cementi in movimento, queste catapulte, stabili di Genova, di Milano, di Roma, cosa fanno questi? Si scambiano gli spettacoli a pochi, a 500.000 lire a sera, coprono solo il cosiddetto foglio paga e il resto invece no, perché il resto, le scene e i costumi rientrano nell'indecoroso decor dell'archivio del comune di Torino, supponiamo, se lo stabile di Torino, mi spiego? E quindi no, non sono da portare sul costo con nudo e crudo della serata, non sono da ammortizzare, va bene? Non sono da ammortare. Poi cosa c'è dopo? C'è i tir, 30-40 tir, facciamo gli Antonio e Cleopatra con gli ascensori, sempre lo stabile di Torino mi pare. Beh, si può fare tutto questo, pertanto i tir sono un servizio del comune e non sono della regione, della provincia, di quello stabile mobile, va bene? Sconsideratamente di rappresentazione che va in giro. Il foglio paga, cosa sono? Quattro impiegati sottratti al CRAL che si spacciano per attori. Si pensa che io sono il considerato, lo dicevo prima all'amico Thierry, ancora l'infanteria, il più giovane di quelli che si ritengono lontanamente, almeno dei professionisti. Ecco, perché da lì in poi, penso, io ho 57 anni, non parlo di quelli miei millenari, parlo di quelli anagrafici, di quell'orrore. Va bene, dell'Eternel Cadastro, che è stato il mio non aborto, allora non era consentito, si vede. Maledetta sia mia madre, è morta. Però Guido Almanzi. Molto
molto molto noioso. Anche la nonna a proposito. Lei è diventato molto molto noioso, cosa che non era 20 anni fa. La noia di questa vanvera che è durata 35 minuti, 45 minuti, è assolutamente insopportabile. Però vorrei fare una domanda. 20 o 25 anni fa, in un lontano passato, quando lei era un bravo attore, lei non parlava. Ero bravo allora, Non parlava di Kafka pornografo, di voglia delle voglie, di privato del privato, di superare se stesso, no. Sono io mia moglie, tutti al di là, parlare di Dio con Dio. No, no, queste cose sono venute dopo, quando lei ha incominciato. Senti, cosa vuoi, Almanzi? Quando lei ha incominciato. Quando mi dite lei intanto. Quando lei ha incominciato a scrivere. Quando lei ha cominciato a scrivere che appariva la Madonna. Ma mi chiedo se lei ha imparato da cattivi maestri. I cattivi maestri sono i suoi allievi, in realtà. Io ho sempre disimparato. Gli ierofanti e i sacerdoti del culto beniano, i quali arrivano a scrivere frasi come lo spazio negato della negazione, frase autenticata che posso portare in qualunque momento, altre fesserie del genere. La parte. Signor Notaro. Lei, bene, sembra aver imparato da loro. E questo è veramente cretino, il suo crollo. Non glielo dico io, lo beccano tutti dello sciocchino, non è vero? Non sono il primo o la prima a dire che è sciocchino. Perché fai queste cose? Proprio quello che mi sto domandando da 3/4 d'ora. Io non leggo le tue cosine, non mi interessano. Perché le io leggi non vado le mie? A vedere i tuoi spettacoli, cosa vuol dire? Ma lascia andare, non sai vivere senza di me. Piantala. Come dico, Lo vedi, e ti è rimasto in gola. Va bene. Però forse non si dovrebbe rispondere. Sì, ma non c'è nulla da rispondere. A cosa dovrei rispondere? Alle cose che ha detto ma rispetto al passato. Scusate, se voi siete davanti al niente, davanti a qualcuno che nega di essere un cittadino, morso da prima di nascere dal serpe dell'incoscienza, va bene? A questo punto volete anche divertirvi. Voi trovate la vostra mancanza di noia. No, bisogna essere dei dandy, diceva Baudelaire. La donna non può, gli Almanzi nemmeno, perché appartengono al volgare. Non pensano, non possono annoiarsi. Dire tante solo chi pensa insieme. Si annoia. Ci sono le donne Almanzi e gli Almanzi donne. Non è colpa mia. Ma mi assumo anche quelli, tanto mi disinteresso. Io voglio portarvi nell'incongruo. Portarvi fuori dall'ovvio, fuori dal logico. Come dice Bonhomme Luan nell'esegesi dei luoghi comuni, quel signore nel saloon che vede una mostra di quadri, dice no, questo è non lo capisco. E poi aggiunge puntualmente il borghese, eppure non sono un cretino, che gliel'ha detto di non essere un cretino. Almanzi è senz'altro un cretino, anche se non lo capisce. No, ma non va nell'incongruo, è una metafora. È l'incongruo. È l'incongruo. Certo. Tutto quello che ha detto stasera è un'incongruità assoluta. E bisogna che vi rassegnate a non mentirvi, a non prendervi sul serio, perché noi non siamo in quello che ci manca, non siamo in quello che siamo. Quindi basta, voi mentite di interessarvi alla Bosnia, voi mentite come Clinton, mentite come gli altri, mentite come Stalin, va bene, mentite come Hitler. C'era quel film. Mentite come Fini, mentite come Amato, mentite come Almanzi, solamente che più si scende, voi siete dei democratici, proprio, e volete anche lavorare degli schiavi, invece di pensare a dispensare gli schiavi dal lavoro, ecco l'unico appunto che io faccio alle vostre sinistre, perché vogliono schiavizzare la gente, perché bisogna far lavorare in miniera a 500 metri di profondità, va bene, senza aria. A 30 anni si muore di cancro ai polmoni della povera gente per 700.000 lire al mese, perché hanno famiglia, ma non sarebbe meglio distruggere la famiglia e che questa povera gente prendesse un po' d'aria? Buoni. Mi fa piacere di sentire la famiglia. Famiglia ce l'ha in quel posto. Momento. Almanzi. Non sono nato per piacervi. C'era un film una volta, anche signori, i cavalli muoiono, in cui c'era Ma sta un po' zitto. Ma zitto, asino, parli, non ti occupare. Ma deve parlare, avanti. Signori. Signori. Mi tedia. C'era un film una volta, anche i cavalli muoiono, in cui ballavano. Sì. E in cui dei ballerini ballavano per 24 ore di fila o 30 o 60 o 48 sì. 72 allora. Mi chiedo se lei Carmelo Bene riuscirà a battere quel record dicendo fesserie per 73 ore. Ma guarda, io non posso dire delle verità, la verità è una puttana, io non lo sono, non detengo la verità,
La verità è davvero, diceva Nietzsche, puttana, ma non l'ha detto solo Nietzsche. Ora, se tu l'hai recitato da qualche parte, io non sono una puttana, la verità non so dirla, non conosco la verità, so dire soltanto delle idiozie. Io sono traviata, va bene? Allora, fermi un attimo. So dire quello che non sono, so dire l'impossibile. Sono traviata e bene. Sono l'italiana in Algeria, l'ho detto anche un'altra volta. Allora, io volevo pregare i signori che sono qua, tranne le persone abilitate a parlare. Se voi siete disgraziati, c'è molto di... buono un attimo, scusa. Voglio pregare quei signori, ecco, non voglio il vociare, voi dovreste essere contenti di assistere questa sera a una serata abbastanza particolare. Antisociale, anticivile, non incivile, anticivile. Con un signore che io lo ebbi una volta quando facevo acquario in Rai, su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea. Ora sarà un errore, sarà un errore. Quindi, signori, state a sentire, mica vi dico dove dovete applaudire. State a sentire, ma no, quello non andate a fare a casa vostra o allo stadio, non qui. Consiglio per gli acquisti. Bene, riprendiamo l'uno contro tutti con Traviata. E molti hanno chiesto di parlare, però Maria Latella del Corriere della Sera, Siri Volli di Gianmarco Cassiani, però c'era Venegoni, voleva aggiungere una cosa, rapidamente, però molto rapidamente, e poi passiamo a Maria Latella del Corriere. Prego. La donna appartiene al volgare e per questo si può menare? Dunque, mettiamo le cose a posto. Ma a proposito, potrei anche non rispondere, perché rispondere? No. Baudelaire dice nei diari intimi, va bene? Il dandy soltanto conosce la noia, va bene. La donna non può, cioè, e anche chi non pensa, perché non pensa, chi non pensa, perciò è volgare, chi non conosce la noia è volgare, poi parole. D'accordissimo, non c'è bisogno di essere d'accordo con Baudelaire, o si è Baudelaire, non si può essere d'accordo con... perché fosse chiaro a tutti, casomai se qualcuno non avesse capito. No, grazie a Dio, perché non lo è lei, lo sono io, sarebbe, io non sono, lei è, c'è tanta, la così... anche se si è sfilzata, si è sfilata in nero, ma non basta defilarsi. Però mi sembra che cada un po' in basso, cioè dirmi che sono grassa per insultarmi, trovi qualcos'altro. Mi scusi, dove vuole che cada? Non è mia colpa mia se lei è in basso. Io cado addosso a lei, lei mi è di sotto. Un basso rialzato dalle zone al palcoscenico. Parliamo dell'altro. Non parliamo di bassezze, di sconcezze, perché dicono che siamo in pubblico, anche se io sono privato anche di me stesso. E non sono butade, è vero, non fingo di interessarmi ai problemi della patria, all'Europa, a fare, come dice Derrida, questa rimpatriata, che poi Mitterrand gliela deve ancora spiegare a Jacques Derrida, cosa vuol dire essere aria di casa, sentire odor di casa, entrando in Europa, cos'è l'Europa? Di quale colonizzazione si tratta? Di colonizzare noi stessi, altri, i popoli? Me ne fotto dei popoli, ecco, capisce? Non mi interessa. Tutto quello che sconfina dal sangue e lo sperma, e sconfina oltre, quindi al di là degli orizzonti adolescenti tramontiani, mi interessava anche una volta. Adesso nemmeno quello mi tocca più, ma non adesso, da ancora prima di quella volta in cui ero adolescente. Io volevo chiedere un'ultimissima cosa. Noi siamo nel linguaggio, il linguaggio crea dei guasti ed è fatto solo di buchi neri, è fatto solo di guasti. Codesto solo, dice l'Eusebio Nazionale, cioè Genio Montale, però traducendo pari pari Nietzsche, va bene, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. E questo si può dire, chi dice io dico d'esserci, io dico questo, è coglione due volte, prima perché si ritiene io, secondo perché è convinto di dire, e coglione una terza volta è convinto di dire quel che pensa, perché crede che quel che pensa non siano significanti ma siano significati, e che dipendano da lui, ma da chi ha insegnato il significato un sasso in bocca al significante, è inutile, c'è Almanzi ha qualcosa da obiettare? Sulla definizione del significato, un sasso in bocca al significante, la obietti con il lacaniani, la obietti con Lacan, la obietti con l'intelligenza, certamente. Ma per me l'intelligenza è miseria. Il lavoro, chi è contento di spazzare, come diceva Oscar Wilde, dalla mattina alla sera in una via di Londra, le foglie morte, con 30 gradi sotto zero? Ma nessuno. Perché non riscattiamo questi minatori a Iglesia? Dico davvero, invece di prenderli continuamente per il culo? Bene. Posso fare una domanda? Sottraiamoli al lavoro, togliamoli alla schiavitù. I poveri li avete sempre, me no. Ecco perché non vi appartengo.
Maria Latella, Corriere della Nel Sera. Nel ringraziarla per questa gratuita performance alla quale noi stiamo assistendo. Non è per voi. Sottolineo comunque. Non stavo parlando con lei. Comunque, grazie. Dai, Maria. Grazie in ogni caso. Volevo chiedere, risposto perché non riesco perché a vedere. Perché da Costanzo. No. È tutta la sera che io sono dice un giocherellone, adesso non ci sono davvero, quindi la ecco, sua domanda, alla sua domanda risponde Costanzo. Bene, Costanzo, mi rivolgo a lei. È tutta la sera che Bene ci dice che non è e che non esiste. Allora, come mai tempo fa acquistò un'intera pagina di quotidiano, l'orrenda stampa, per far valere su un quotidiano le sue ragioni? La Maria Latella del Corriere della Sera mi chiedeva per quale motivo tu avevi fatto un'intera pagina. Tu avevi fatto un'intera pagina. Se mi dici io le rispondo, dimmi perché. Sì, ma io non capisco cosa applaudono appena sentono il. Appena sentono. Io lo so, sono fatti appena, così, nessuno è perfetto. Appena sentono dei rumori da latrina applaudono. Sì, applaudono, sì. Allora, non capisco. Maria Latella mi chiedeva. La Ganà ha scritto un libro proprio, cioè Duasso ha scritto un libro, La Ganà, ecco, La Ganà poteva aver scritto Duasso, dico io, sì, dove tutto punta sul feeling dell'umanità, del sociale, lui dice è la merda, ma questo molti anni fa l'ha scritto. Sì. Maria Latella del Corriere della Sera, mi chiedeva. Sì, del Corriere della Sera, della merda. Corriere tu avevi, della Sera, tu sì, avevi chiamato. Poi? Avevi sempre chiamato. Di merda, ma Maurizio, avevi una pagina. Oh, oggi, scusa, io non amo il turpiloquio, non amo nemmeno queste cose, ma non parliamo di giornali, sembra di stare accesso. Ma tu hai preso una pagina su un giornale, mica ma l'hai non l'ho presa io. Da Cobianchi, ma, come dice, no? Ma dice delle cose, dice il falso. Lei, mica l'ho detto io. Ma no, l'ha presa la produzione, non io. Produzione, ma certo. Comunque era lei che sosteneva. Senza questa pagina, cosa conteneva? Conteneva delle apologie, dei baciamano allo Stato, o degli attacchi allo Stato? Mi scusi, vorrei che la raccontasse. Voglio che mi dica di quale, per ricordarmi. Di cosa parlava? Lo ricorda lei? Diceva Stato, io ti amo, oppure era qualcosa contro lo Stato? Che cos'era? No, ma comunque l'ha comprata lei o la produzione? L'ha comprata? Ma mi spiego, pagina, se no, per non capire. Non so io, che cos'era Devo questa capire pagina? Cos'era? Che cos'era questa pagina? Era una pagina acquistata, se non ricordo male. Ma non erano pagine, erano dei flani teatrali. Vabbè, era dei comunque flani una pagina di giornale che qualcuno avrà pagato. Sì, ma cosa c'era scritto dentro? Carmelo Bene esprimeva delle opinioni. Certo, me lo dicesse lei, perché io l'ho letta molto tempo fa e non lo ricordo. Qualcuno ha pagato perché io potessi, a dispetto della stampa, cioè soprattutto del Messaggero allora e di Repubblica, esprimermi e dire quello schifo con cui identifico il concetto di Stato. Dunque esiste. Basta. Ecco, c'è, la stampa esiste. Certo. Dio non c'è, pure esiste. Ecco. Sonia Cassiani, prego. Che c'entro io? Non vedo cosa... Io, quest'io poi, quale io? Ne abbiamo tanti. Quali doppi? A quale doppio lei si riferisce quando parla di me? Allora, no, è ora di cominciare a capire, a prendere confidenza con le parole, o con, non dico con la parola, non col verbo, ma con le parole anche. Ecco. E invece il linguaggio vi fotte, vi trafora, vi trapassa, voi non ve ne accorgete. Voi sputate su Einstein, voi sputate sul miglior Freud, sull'aldilà dei principi di piacere. Voi impugnate l'ovvio, applaudite l'ovvio, ne avete fatto una minchia di quest'ovvio in cambio della vostra e del vostro God Miché, cui siete dannati. Ma io non vi sfido, non vi vedo. Cassiano. Allora, sì. Un'osservazione. Un attimo. A questo signore che ha dato delle opere eccezionali al piano. Sappiate allora chi era questo signore, uno che vi detesta, che non vi sopporta. Grazie. Oh, no, lui ti ringrazia. Sì, ma la ringrazio. Ma la ringrazio. Fossimo capaci dell'odio, che è l'unico sentimento umanoide, almeno profondo. Sì. Allora. Signore, grazie, abbiamo raccolto. Vorrei fare un'osservazione su questo personaggio, Cassiani, che non essendo io non conosco, però si sta esibendo nel nulla da circa 40 minuti. Ma allora, diamoli, beh, sì, il suo essere così eroe maledetto. Ma perché questa ontologia? No, ma devo interrompere. Ma non posso, non parlo a chi mi rompe i coglioni con l'essere e con l'esserci. Non voglio parlare con l'ontologia. No, abbasso l'ontologia, me è ne stracotto! Ampiamente non sono. Parli col professor Heidegger, non con me! Finisca l'esibizione! Allora, parli con Heidegger e vada a fare in culo! Il suo essere così. So.
trasgressivo a tutti i costi. Vada è dove stato ho detto, vada a quell'indirizzo sacrosanto. Dire, con vada. Estrema pacatezza. Andate a farmi un rispondo tè. Rispondo a questo livore con la pacatezza. Andate superato, a farmi un tè, due tè, tre tè. Superato bevete dai suoi seguaci, cioè dallo sgarbismo. Non c'è senso, volete dare un senso. Questo continuo citazionismo. Questo rumore, questo rumore, questo rumore. Trasgressivo, questi calembù, ma quale questi trasgressivo, giochi. Cosa? Di parole, questo essere sciocchina, con giochi di parole, parole di giochi, sciocchina. Beh, cosa sono che sempre giochi di parole. Cosa devo trasmettere il tuo pensiero? A lei, in quanto moglie sciocchina, di se stesso, sciocchina, mantenga la pacatezza. Certo, noi io sono la mia, nell'era del sono karaoke, la mia signora, sciocchino, sì. Oh. È l'era del karaoke, è l'era nella quale tutti sono protagonisti, almeno per un po', come questo Carmelo Bene. E Carmelo Bene è stato ampiamente superato, non artisticamente, ma come personaggio che si sta esibendo su questo palco, da Sgarbi e anche dal karaoke di Fiorello. Ma non ho capito niente. D'Agostino, un attimo rapido. Maestro, una curiosità. Se... Buoni, buoni, si picchia. Un attimo. Lei no, come che lei non insulta? No. No, lei non insulta? No, lei non insulti però, non deve insultare, non... Ma non deve insultare, signore. Signore? Vada. Vedete? Però non deve insultare. Eppur si muove, eppur si muove. Sarà per un'altra volta. Eppur si muove. È perfetto, arrivederla. Minchia. Quando arriva ci scriva. Allora. Bene. Allora. Sì, no, ecco, per calmare le acque, una domandina ma sciocchina. Non sono agitate, non sono... No, per calmare un po' le acque. Buoni voi. La domanda è questa: se lei non esiste, perché si tinge i capelli? Non so più. Bisognerebbe rispondere. Non posso contare come al pugilato, io 1, 2, 3, 4. Non voglio, perché devo insultarlo? Io non sono in polemica. Ma no. Ma io ti voglio bene, non mi devi insultare. È una mia curiosità. Ma perché il dio del terzo canto di Maldoror scende in un bordello e perde un capello, ricordi? E il capello si lamenta, dice: ma ha lasciato, era lì che stava scopando con una puttana, ma ha lasciato qui solo, si dà le ari il capello. Ecco, e poi piano, zitto, dice: non fare tanto strepito, dice il Padre Eterno, zitto, se mai qualcuno ti sentisse, ti rimetterò tra gli altri capelli. E questi sono i capelli. È la mia vanità, vanità, vanitas, vanitatum, vanitas, non la mia civetteria. Quella la lascio alla Traviata e a quel tanto di italiani in Algeri che io mi sono. Sono le mie reincarnazioni. Torna, Lorenzaccio, Aguirre il traditore, però scritto accanto al nome Aguirre, Aguirre il traditore. Sono i miei ritorni dell'Eterno. Ammesso che è vanitoso, quindi questo è già qualcosa, mi sembra. Dopo un'ora abbiamo capito che detto, è vanitoso. Ma l'ho detto, vanitoso, però nel senso lato del termine vanitas. Non si nasconde. Cioè nella vanità. Non nell'esibizione. Nella vanità è compreso l'ennè. Non nella esibizioncella. No. Nemmeno, davvero, attraverso me parlano tanti di quei significanti. Io li lascio andare. Io sono parlato, non parlo. Edoardo mi chiamava e diceva: tu vieni, voglio parlare. Tu sei il solo che parli, gli altri chiacchierano. Tu parli, gli altri dicono parole. È vero, chiedeteglielo se volete. Io ci parlo ancora. Io parlavo del capello tinto, non è che parlavo di altro. Te l'ho detto, mi pare di aver risposto, no? Ti ho risposto perché mi sei simpatico e ti ho risposto. Ugo Volli. Non per questo dobbiamo esistere. Anche le persone che si sono simpatiche, perché cazzo devono mentire e dire che esistono? Ugo Volli. Io ho sempre avuto qualcosa di più della stima per Carmelo Bene. Io penso che lui, togliendo delle cose dal teatro, facendo queste provocazioni, mostrandoci che il teatro non è, mostrandoci che ci ha insegnato delle cose. Poi a un certo punto è stato zitto. È stato avuto dei problemi personali, insomma è stato zitto per un po' d'anni. Adesso torna in pubblico in televisione, dicendoci quello che ci ha sempre detto, che non ce l'aveva mostrato in teatro, eccetera. Perché è venuto a dirci
che non c'è in televisione? Perché, perché provocare questo discorso di basso livello che stiamo facendo noi di qua, secondo me? Prima che... Cioè, perché? Il basso livello, hai detto bene, non viene da qui. Sì. Perché non, io non sono venuto, non ho stilato un programma prima di venire qua. Inoltre vorrei chiarire una cosa, ma te ne parlo, scusate un attimo, parlo un attimo con Bolli. Questi 3 anni sono stato a Mosca, ecco. Solo che quando Valery Shadrin, in nome degli artisti sovietici, dell'Unione, allora era l'ultimo anno dell'Unione, ma c'era, è venuto a prendere l'unico artista, secondo lui, italiano, secondo lui insisteva, andare da Bruno D'Alessandro, allora è morto D'Alessandro, per questo credo, ecco, a Leti, a dire appunto al direttore generale dell'Eti, dov'è Carmelo Bene, vogliamo parlare. Sapete, sai cosa ha risposto D'Alessandro? Te lo dico io, ha risposto così, è morto. Quando? L'anno scorso. No, non ci credo, guarda. Va bene, scusa, io sto dicendo, intendo difendere le testimonianze, intendo difendere la memoria di Bruno D'Alessandro, perché è morto. Ti sto dicendo. Innanzitutto, primo punto. Secondo punto, non ci Carmelo credo. Carmelo Rocca, direttore generale del Ministero dello Spettacolo, insomma, lo spettacolo del Ministero del Turismo mancato, mi ha detto, sei andato a Mosca, ti sei tolto questo sfizio e adesso questa la devi pagare. Io facevo ricerca, mi esibivo all'estero, perché non ho bisogno della lingua italiana. Va bene, bisogna essere appunto, scavalcare la propria lingua nel bilinguismo, ma non parlandone due, che è un incasinare due volte le cose, ti pare. E quindi anche lui aveva detto, tu fai ricerca, la ricerca, tu sei una spia, non puoi andare a rivelare le tue scoperte, le mie scoperte, all'estero, ai russi. Questo, Carmelo Rocca, il Ministero del Turismo e Spettacolo, mi hanno detto questo, mi sono spiegato. Ma lo dico a Ugo Volli adesso, perché lui me l'ha chiesto. Io ho fatto una ricerca forsennata in questi 2 anni e mi sono preso un infarto e mezzo per far questo. Davvero forsennata. Sono stato cancellato dalle loro sovvenzioni. Finalmente hanno deciso di non assistermi. Sì, però dicano anche allora a Leti, al signor Carbonoli, o Carbonella, come si chiama lui, al dottor Carbonella, che non scrivere cose del genere. Ecco, che può leggere... Questo per capire che cos'è. Io non voglio nessuna... ero a lavorare al Teatro delle Arti, ho fatto dei seminari, ho fatto una splendida rivisitazione della Delci, per mio conto, contro la Delci che si faceva il Pinocchio al Teatro Argentina, che aveva promosso Carrillo. Era mio dovere insistere, mi hanno sempre sbarrato tutte le sale teatrali, stai tranquillo, ma lo sai meglio di me. Altro che scale e scalette, come diceva prima Lunari, non è vero niente, è l'esatto contrario. Io sono molto scomodo, chi non c'è su quella sedia mi fa paura. È questo che vi fa paura, è questo che fa paura al vostro caro Stato che ve lo sta mettendo nel culetto. Tieni. Allora, qui non lo so, vuoi che leggo questa? Se vuoi, per Ugo Volli. Qui è ottima, una, buoni. È una lettera di Carbonoli al signor Bavera, credo si chiami, che è responsabile organizzativo della società che fa gli spettacoli di... Carmelo dice, credo signor Bavera, non lo so, in relazione al suo fax in data 7 giugno, rassicuro che abbiamo acquisito le notizie trasmesseci con fax il 16 maggio, approfittiamo per precisarle che le schede vengono inviate d'ufficio solo alle compagnie sovvenzionate. Solo alle compagnie sovvenzionate, le schede, cioè, per avere i teatri da recitare. Nella stagione in corso, in quanto Leti, per disposizione della circolare numero 22 del 14/4/94, programma spettacoli solo da compagnie sovvenzionate dallo Stato, Nostra Signora, non mette un punto, Nostra Signora SRL non risulta negli elenchi delle attività sovvenzionate nella stagione 93-94. Praticamente è un blocco, no, non c'è un punto. Per recitare nei teatri italiani, scala compresa, bisogna essere, per poter salire il palcoscenico, sovvenzionati, assistiti dallo Stato, quello che si occupa dei mediocri, no? Come diceva il dottor Carmelo Rocca, se no è la mediocrità, chi ci pensa? Onde essere assistiti una seconda volta e poi una terza via Eti. Se io voglio andare, voglio andare all'Eliseo, ma io produttore, io bene Carmelo, ecco, vado all'Eliseo, se vengo da te, vengo a percentuale, dammi l'80%, va bene? Oh, per Dio, sì, non possiamo far niente, questo non si può fare. Gli addetti qui, qualcuno lo sa che non si può fare. Perché? Perché io per far questo devo essere assistito, devo già usufruire dei denari dei contribuenti, non li voglio, dello Stato, attraverso un ministero ormai abolito, abrogato, ma che ancora esiste come ectoplasma, se no quel signore, il gestore dell'Eliseo, non può affidarmi il teatro, in quanto non gli verrebbe dallo Stato riconosciuto il bordereau, cioè le sue spese del personale, le spese delle cassiere.
le spese delle maschere, vi par poco? Cioè, o bisogna essere assistiti tre volte, e più si è assistiti, quanto più si è mediocri, ecco, non si può essere trascurati, trascurati con eleganza, cioè trascurati senza subire dei gravissimi danni, ecco, morali, fisici, etici, estetici, d'ogni tipo. Questo è lo Stato, è un abuso di potere continuato, questa demagogia è tale. Bisogna essere tre volte assistiti, se no non si può recitare gratis, altro che cachè immensi. Io non ho prezzo, Carmelo Bene non ha prezzo, ma appunto deciderà chi paga il biglietto. Se poi lo lasciassero lì, un milione a testa, due da sera, sulle poltrone, sullo stadio, e non venisse nessuno, sarebbe l'ideale. Ma possono venire perché per me, più, anzi, se non vengono, sento qualcuno, le voci di dentro, tante cose. Se invece vengono, mi sento davvero solo. Ecco. È quello fare un forno. Per me, dice, cos'è stasera? Fare un forno nel teatro vuol dire non c'è nessuno, vero? Ecco. Quando li facevo io, quando facevo gli esauriti, quando io ero esaurito io, dicevo stasera è un bel forno stasera, perché c'era la gente anche in piedi, perché in quel modo ci si sente davvero, da soli è una ressa. Trascendere in due invece, io Almanzi, io Lunari, io, ma chiunque, D'Agostino chiunque, allora come diceva Alberto Savigno, due uomini fanno appena oggi una rissa, in questi tempi ormai indrammatici, in questi tempi non più tragici, non è vero? Ma io ho tanto disappreso, ho disappreso i miei millenni, ecco. Non vi auguro di disapprendere tanto, ecco. Io applico quella agape schopenhaueriana, cioè quella compassione, che non è cristiana in nome di Dio, ecco. Diciamo è più stoica, anzi è più gnostica, ecco. Nei confronti davvero della maggior parte di voi meschini. Tutto qui. TG5 la notte, consiglio per gli acquisti. Bene, riprendiamo l'uno contro tutti con Carmelo Bene. Volevo, c'è un giovanissimo che volevo sentire, Fabio Giuliani, prego. Su, coraggio, prego. Tu credi nel demonio? No, ma sì, chi parla? Chi parla? Lui. Chi ha parlato? Ti ha chiesto, tu credi? Rispondimi, credi nel demonio? Giovane, è un ragazzo. Sento una voce, infatti. Sento una voce. Eccolo. E che vuole? Sì. Allora, rifatto. Credi nel demonio? Come, quale demonio? Il demonio. Quello della rappresentazione, quello delle fiabe, non so quale. Il demonio è uno, non ce ne sono tanti. Ma il demonio quale? Quello dell'iconografia cristiana? Il demonio in generale. No, il demonio è solo quello, non mi risulta che ne siano altri. Il demonio è quello dell'iconografia cristiana, cattolica, mi pare, non esiste un altro demonio. Non il demone, il demonio, no? Il demonio. Quindi non parliamo di demone, parliamo del demonio. Del demonio. Del duende, né del demone, del demonio. Non il demone, demonio. Di Lermontov, parliamo del demonio. Demonio. Cattolico, cristiano. Non mi interessano i cattolici cristiani. Chacun dice una canzone francese, porte sa croix et moi je porte une plume. Porto una piuma io, non una croce. Quindi del demonio me ne fotto. La risposta c'è. Giuliani, prego. Rodolfo Di Gianmarco, La Repubblica, prego. Carmelo, una domanda pubblica e una privata, se posso. Quella pubblica è questa, mi rifaccio anche un po' agli argomenti del calcio. Hai detto, probabilmente è una frase anacronistica, che quando c'è un'ovazione in uno stadio per un gesto, per un'azione, da parte di 70.000 spettatori, quello è teatro. L'hai detto credendoci molto una volta. Sì, certo. E ecco, ti chiedo, lì sono 22 che giocano. Invece tu sei ascetico, tu sei solo, sei sempre stato, a parte una volta con Leo De Berardini, a parte con ma Eduardo. Non importa che ci sia, non c'entra. Ecco, ma sei stato solo. Non c'è stato modo con Piera degli Esposti o con altri. Sì, ma quindi, cosa c'entra questo? Ecco, ti domando, questo rapporto fra teatralità, neghi che ci sia spettacolo, teatro-spettacolo, però invece accetti che in uno stadio 70.000 persone creino di fronte a 22 persone una situazione di reazione teatrale. Sì, ho capito. Grazie. Sì, no. Non ne vado questa. Perché? E privatamente, non so se è troppo privato, ti chiedo, che hanno rappresentato quelle 8 ore e mezzo attraverso le quali sei passato inconsciamente
per 4 bypass. E in realtà, non chiedo la cosa particolare antropologico, però è no, cambiato qualcosa volta. Nella tua sì, anima? Sì. Me la ricordo dopo la seconda, gentilmente. Io rispondo alla prima. Vabbè. La prima qual era? Poi non so. Il calcio? No, sì. Ma non faccio differenza. Quando io parlo, tu parli di organici sempre. A mio avviso si opera attraverso te, meglio dire. Quando noi parliamo, non siamo noi a parlare. Poi lo imparerete in un'altra vita. Dunque, ma chissà chi e chissà che cosa. Cioè, chissà quali significanti. Io ho sempre frequentato la macchina attoriale, l'ho creata, ho inventato l'amplificazione, cioè l'attore amplificato, il sogno di Baudelaire. Da Adamo in poi sono il primo e l'ultimo ad aver adoperato l'amplificazione come esautoramento e marginazione dell'io. È inutile credere che questi siano discorsi difficili, sono troppo semplici. Se io avvicino un grande corpo così, come la pittura di Bacon, come Bacon, cioè, se è dovuto attendere Francis Bacon, ecco, per poter essere nella sensazione, per poter essere non più pittori attraverso la pittura, ma non più pittori. E non faccio un discorso sulla differenza, differenze, no, no, nemmeno, vado ancora oltre. Senza Bacon si parlerebbe solo di Chirico, di Velázquez, di grandi pittori. C'è stato solamente Bernini, secondo me, Bacon, ecco, basta. Ecco, io intendevo, quando parlo di sport, tanto a teatro non si possono vedere dei miti, si ha bisogno di miti, non dei miti d'oggi, bartiani, di memoria, rolandiana, no, non dico questo, ma c'è bisogno davvero di miti, c'è bisogno davvero dell'impossibile, quello che noi siamo, la vita è impossibile, la vita è invivibile, e così anche che l'arte sia davvero irrespirabile, non sia più consolatoria, non abbia del tragico, non abbia il decorativo, non ne abbia veramente la maschera puttanesca, va bene, della consolazione. Ecco perché ci vogliono degli atti. Ma un atto, ecco Lorenzaccio, è tutto il Nietzsche giovane, un atto smentisce l'azione. Nell'azione i congiurati con Bruto si formano non un'etica, ma una morale. Un'etica dell'omicidio del tiranno. Bisogna uccidere il tiranno. Ma per poter agire l'atto deve dimenticare l'azione. Deve dimenticare le premesse. E così tutta la vita mi sono disoccupato di Lorenzaccio. Perché quello io mi sono. E perciò non sono. E non tutto l'Amleto che ho frequentato, va bene? L'Amleto del Novecento, qualcuno ha scritto dei libri su questo, perché l'ho frequentato sempre. Non è altro che marca ancora una volta, ricopre ancora Lorenzaccio. Cioè quell'essere preceduto sempre dall'azione. Quell'arrivare sempre sui fatti, sui misfatti, a fatto compiuto, perché il fatto non esiste. L'atto è l'oblio dell'azione nello smemoramento di sé. Quindi noi non siamo nell'atto. Maradona in un assist può darmi questo. Van Basten in un attimo. Stefan Edberg in un rovescio corto, smorzato, può darmi questo. Ma non è più tennis, non è più calcio. Don Curry mi poteva dare questo. Cassius Clay in certe cose, in un attimo mi ha potuto dare questo, ma non era più la boss. Il teatro è quanto quel momento grandioso di teatro, non è altro che quello di Maurizio Grandi, ha chiamato la grandiosità del vano, il Lorenzaccio. E non sono paroline, ha fatto un saggio straordinario sull'incongruo. E quando si parla dell'incongruo non se ne può cavare, come parla Almansia, avendo scritto un vergognoso libro, ho detto l'estetica dell'osceno, dove dell'osceno non c'è assolutamente niente, non vi si parla. Va bene, questo ora... Se, come vogliamo, non so se sono stato abbastanza, non posso essere chiaro, buio, sono stato esplicito, esplicitamente buio. Questo è. Quindi ora è giusto che qualcuno, la gente non lo sa, nel suo inconscio paga anche un milione, oppure si priva di chissà di che, per vedere un attimo. Se voi vedete, io non sto lavorando, non posso, ma questi mondiali, non lavorando per altri, sto disoccupandomi ancora di me. Ce l'ho ancora con me, con i miei avanzi, va bene? Nel mio cimitero. Va bene? Personalissimo. A questo punto, però curiosando in queste partitelle di calcio, quello è un gioco a calci, in mutande, davvero, non è altro. Per vedere, non si può fare, diceva Landolfi nel Rien Va, scritto, no? Pittura con la pittura, letteratura con la letteratura. Non si può fare musica con la musica, io dico non si può vivere con la vita. Ma l'unica forma di governo che garantisca... qualcosa, cos'è? La democrazia, senz'altro, è la più accettabile, paradossalmente, se ne occupa Cioran molto bene. Ma vi domando io,
Cosa garantisce la democrazia che una dittatura non possa garantire? Certo, garantisce qualcosa, ma lo sapete qual è? Garantisce la invivibilità della vita. Non risolve la vita. Chi sceglie la democrazia, chi sceglie la libertà, sceglie il deserto. Se la democrazia fosse mai libertà. Ma la democrazia non è niente, esso è mera demagogia. Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro, anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai, on ne schappa, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina, uscendo dalle 8 ore di catena di montaggio. Mi parlavo delle 8 ore del mio intervento chirurgico, di uno dei tanti. Io ne ho fatti almeno 13 o 14 interventi chirurgici, anche 12 ore. Ma parliamo del penultimo, perché ne ho fatti altri dopo. Benissimo. Non si scappa, uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora, il montaggio, la catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia, aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima, on ne schappa la machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze. Nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono ciance. Mi rivolgo alla maggior parte in sala di imbecilli. Quanto al fatto privato, ho detto alla maggior parte. Almanzi, una risposta. No, credo. No, voleva la seconda, una seconda cosa. No, ha diritto alla seconda, io rispondo. Vabbè, l'etica dello sceno, ho detto che non mi piace, piacerà ad altri, non rispondo all'Almanzi. Dunque, non mi interessa. L'invivibilità. No, la seconda cosa. Sì. Tu dici, ecco, io ho sempre detto che quando parlo di privato, lo intendo come aggettivo, come participio passato, privato del privato anche. Non è una trasgressione al pubblico. Non sono, sebbene sia la più grande persona etica, d'accordo con Lacan, Sade, oppure quando lo sito accanto a Kant, no? Uno nel bene, uno nel male, trasgressione, eccetera. No. Sono più dalla parte di chi non è, dalla parte di Kafka. Di chi davvero è povera cosa, da chi sente il disagio di non esserci. Non invidio nulla chi sente il piacere d'esserci. Mi spiego. Mi sento molto vicino davvero all'immateriale, mi sento vicino all'inorganico. Quando risero di Freud a Ginevra, aveva pronunciato al di là del principio di piacere, avendo riletto molto bene Schopenhauer. Ecco, tutti ridevano, no? Tutti cerchiamo il nostro male, la nostra infelicità. L'uomo cerca di rendersi sempre più infelice, differendo sempre il piacere, come accade. Come il Carai aveva già detto in teoria dell'orgasmo, come accade nel differir l'orgasmo, nel differir la vita, la felicità, nel differirla, non nell'averla. Nell'averla c'è la noia di averla avuta e non ci vuole ancora, basta scomodare le cose di Schopenhauer come educatore. D'accordo, dice il lamento di Federico, non ha l'eguale, lo sappiamo. Va bene, ma è questo, che non c'è assolutamente niente. Ai chirurghi gli domandavano cosa desideri, dimmi, cioè prima di addormentarmi, mentre addormentavo, non svegliarmi mai. Qualcuno, forse un attore, aveva detto diversi anni fa una cosa: io mi vorrei addormire, tanto mi fa schifo la vita. Non c'è infelicità, l'infelicità non è infelice, così come la felicità non può essere felice. Aroldo Thieri. No, volevo chiedere a Carmelo soltanto questo. Passiamo a una parte tecnica, diciamo così. Ho letto recentemente un'intervista e lui ha parlato dei microfoni, usare il microfono in teatro. È vero, perché l'ho detto. Io non lo vedo, per cortesia, io devo vederlo, se no. Allora volevo sapere perché non deve essere chiamata una protesi scenica. No, è vero. È vero perché l'ho annunciato, ma poi mi sono forse smarrito e non l'ho detto. No. Ma si può almeno, non dico forse enunciare, ma
No, siccome io da vecchio attore, attore, mi hanno detto sempre che il microfono era qualche cosa di non giusto nel teatro, perché qualcuno ha detto io lo sento alla radio, dicono il pubblico forse inesperto. Ho capito. No, ma di questo che chiamato, che non deve essere chiamato una protesi scenica, lo sapere da te e soprattutto le ragioni per cui è una protesi scenica. Non finiremo mai. Certo, ma io mi limito a questo, una domanda semplicissima dove non ti deve nemmeno guarda, se gli attori io sai che ti voglio molto bene, ti adoro, voglio stabilire un colloquio. Se domani gli Aroldo Thieri ce ne fossero, ecco. Se domani, così, per disgrazia, disgrazia ricevuta, scoprissero questo, ecco, che io ho appena esemplificato poco fa, però sulla quale è stato teorizzato fin troppo e anche molto bene, e anche non solo, è stato praticato molto, 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 non dico bene, uno sfondamento del linguaggio. Faccio un esempio, non è una protesi. Supponiamo, c'è un po' d'assi amico o conoscente comune, Vittorio Gasma, altre persone, altri attori, no? Loro usano il microfono per amplificare, stiamo parlando a 30.000 persone, allora si amplifica, allora uno parla sempre impostato, no? Io ho sempre, anche senza i microfoni, e qualcuno lo sa forse, mi dicevano magico si recita addosso, cito cose a memoria proprio, di me ragazzino proprio. Questo recitarmi addosso l'ho sempre avuto, al di là dei microfoni. Si può dire che io ho recitato sempre amplificato, perché quel tanto che mi sentisse c'era, ma era una cosa assolutamente da pensiero del di fuori al non pensiero del di dentro che tornava fuori. Cos'è un'amplificazione? Se io amplifico, perciò ho citato Beckham, poi ci siamo smarriti, è una sensazione, ma se io amplifico non mette più conto quel che io dico, non monta, non solo non conta. Ma nemmeno come lo dico, non è un modo, è uno uscire fuori dai modi. Immaginiamo, visualizziamolo un attimo, se io prendo, poi te la restituisco Maurizio, scusami, una cartella qualunque, e mettiamo che questo sia un fatto sonoro, fonico. Tanto è vero che noi si nasce ciechi, e dopo 20 giorni, un mese, alcuni bambini cominciano neonati, no? a non a vederci, a stravederci, a scambiare luce per lanterne, insomma, diciamo, aprono gli occhietti. Invece il suono, perciò nell'ultimo computer dei ragazzi americani inventato, quello, hanno eliminato il light e vanno solo col sound, sebbene la luce sia più veloce, il suono invece noi lo recepiamo sempre meglio, al secondo, terzo mese nelle acque, nel liquido amniotico, nelle acque materne, noi sentiamo. Ecco i danni del linguaggio televisivo, ecco i danni dei mass media, ecco i danni anche delle liti dei genitori, non so di che casa. I danni a volte le virtù, perché se uno sente suonare Bellini deve ancora nascere, nasce in paradiso. Mi spiego. Ecco, perciò, quindi si parla di qualcosa che non sia davvero una protesi. Quindi il suono ha tutta questa importanza. Se io mi parlo con la voce, ne faccio la mia voce e quindi ne faccio davvero una protesi del mio io. Sono costretto davvero a declamare: sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto lentale, palme rorida di morte il bianco aspetto, giace la pia col tremulo, cazzo cercato il cielo. Ebbene, cosa accade qui? Questa è una mia protesi. E ve ne accorgete, sono io che sto amplificando la mia voce. Ma se io attraverso dei decibel, delle modulazioni di frequenza particolarissime, con una dinamica eccezionale, perché bisogna esserci nati abortiti così, come me, per disporre di una dinamica e di una gamma timbrica da far paura, come dice Vittorio Gasman, giustamente che lui se n'è accorto, non è scemo. A questo punto, questa è un'amplificazione. Se noi veramente amplifichiamo, portiamo... Per leggere qui, o vogliamo vedere questo sogno del cavaliere di Raffaello, lo portiamo qui, vedete? Qui. Cosa vedete? Più nulla. Sì o no? Più nulla. Ed ecco che si può dire Dante, come io ho fatto davanti a 200-300.000 persone dalla Torre delle Sirene di Bologna, senza, ecco, e ciascuno ha le sue visioni, direbbe Renan, degli apostoli affamati, dice così, grazie, sbagliamo dalla fame, ciascuno si procurava così le sue visioni, per giustificare i miracoli, no? Eccetera. Parlo di Renan. Divertentissimo Renan, vero? Ecco,
Quindi questa è la... poi su questo sì, davvero. Ma quello che è infinitamente grande, come anche scoperto dalla fisica, e tornano lì i conti, è non paradossalmente, ma proprio scientemente, infinitamente piccolo. Cioè coincidono. Ed ecco che io mi faccio più piccolo. E affinché egli cresca, ma non è più egli dell'io, bisogna che io diminuisca. E diminuisco amplificandomi, così come la lettura del mio leggere sulla scena, che tornerò a frequentare, ancora per poco. Va bene? Speriamo per molto. Ma non dipende da me. Speriamo per non molto. Non dipende da me. Sì, grazie. Tu sei uno dei pochissimi personaggi che rimarranno nella storia del teatro. Ti ringrazio, ma io volevo concludere proprio la tua cosa. No, Rollo, guarda. Vedi, e quindi è questa diminuzione, è questo svuotamento dell'io, è questa abrogazione del soggetto e della storia. La storia non mi contempla, io mi rifiuto ad essere nella storia, mi rifiutavo da bambino, scusatemi la mia incoscienza civile. Non sono un barbaro né un incivile, ma il mio controlinguaggio è barbarico. Ma non è barbaro, non sono un incolto, non sono un incivile. Sono un capolavoro. È vero. Attenzione, che qui la vanità è finita. Qui non c'è più vanità. Da ragazzino avevo notato una cosa simile, l'ho dovuta rileggere dopo, mi è toccato rileggere da 15 anni fa in Nietzsche, riguardandolo bene. Non basta produrre capolavori, bisogna essere dei capolavori. Indubbiamente parla dell'estetica con l'etica a braccetto, questa è una stessa cosa, questa sì, della fine dell'identità, nella volontà di potenza. Che non è la volontà di assatanamento di potere, la volontà di potenza, ma è il disfacimento del concetto di soggetto. È un fatto energetico. Non è, ecco, molte persone credono che il termine attore provenga ci venga dal verbo agire. Attore, chi si muove? No, attore viene dal verbo agere. Gli attori non lo sanno, non l'hanno mai saputo, l'ho scoperto io per primo, l'ho scoperto nel senso che l'ho fatto sulla scena e non più stando là dove io mi stavo, sì o no, quelli che l'hanno visto il miracolo o no, basta. Questo è il fenomeno Carmelo Bem, non è un altro. Io non vendo fumo, il fumo non può vendere fumo. Mi sono spiegato? Quindi, no. Quindi, questo è l'amplificazione, ma non è molto. Quindi, dopo Adamo arriverà l'amplificazione, come arrivare nella pittura a Francis Bacon liquidando la pittura. Allora, c'è Almanzi che vuole parlare. Almanzi. Dopo di questo, una scorreggina non guasta, via. Allora, io però devo difendere, tu non puoi dare la sciocchina a Carmelo Bene che ho molto amato. Prego? Volevo parlare di uno spettacolo di Carmelo Bene che ho molto amato, così come ho amato i belli spettacoli quando non una opera delle parolacce. Lo spettacolo era Hamlet per Hamlet. E se ben ricordo il testo di La Forgue che lui più o meno seguiva, La Forgue dice che Amleto andava avanti di una façon traînarde, correcte traînarde. Ebbene, con un atto assolutamente geniale, secondo me in questo caso, aveva riassunto questa idea di questa andatura strascicata e corretta nella parola vivacchio. E su questo vivacchio ha costruito una composizione musicale, a mio avviso, bellissima. Il vivacchio lo ripeteva 50 volte, ma ogni volta era un po' diverso, era molto commovente, anche non solo era molto bello, era anche molto commovente perché c'era tutta una filosofia del negativo che si trova appunto nell'Amleto di La Forgue e in alcuni Amleti di Carmelo Bene, che io avevo trovato molto pregnante. Perché il nuovo Carmelo Bene, questo Carmelo esaltato dai suoi ierofanti, ha negato questa aspetta del negativo che noi sentiamo così che noi sentivamo così fortemente in questo vivacchio, questa bellissima invenzione linguistica e attoriale che Carmelo ci aveva dato in quel caso. Se puoi, Carmelo, sì, ora dare risposte non troppo lunghe perché vorrei far parlare anche altro. Dunque, questo lo risentiranno, ti verrà a Verona, questo... Io vivacchio, eccetera, je vivote, lo sentiranno ancora perché è una sintesi di tutti gli Amleti che mi hanno attraversato, però c'è anche tutti i picci degli spettacoli che mi hanno attraversato anch'essi. Quindi è un bel match, si va verso una serata d'onore, verso,
che culminerà magari a Roma, ma solo nella stagione prossima, l'altra, non questa. Ecco, quindi, ora, lì c'è il negativo. Non è nel senso del negativo, l'abbandono non è il manco. Io sono per il mancato, per sempre, il da per sempre. E non per il manco, nemmeno lacaniano. Non mi inquieta più nulla. E questo è il fatto. Quando parlavo del superamento di se stesso, ma Deleuze l'ha già scoperto quando scriveva il mio saggio del 77, il saggio suo gentilissimo su di me, o comunque sul grandissimo teatro, a prescindere da CB, come lui mi appunta, vero? Mi sintetizza, mi chiama, mi definisce. Quindi mi non definisce, sarebbe meglio dire. Quindi allora... la cosa non è quindi nel negativo, io sono uscito dall'equivoco del negativo, sono uscito da tutte le impasse positive, negative, sono uscito dal pensiero, sono cosa se ne fa. Quando Schopenhauer chiude il capitolo sulla vergogna, sull'arte, va bene, e sulla Santa Cecilia del Raffaello, dice scendono gli angeli da sopra, in qualche nota, perché non è poi nel divelto, cioè nel mondo volontario per lezione, nel quarto libro, no, non c'è, ma c'è in qualche nota delle edizioni precedenti. Santa Cecilia lascia gli strumenti e si lascia rapire dagli angeli, che se ne fa, dico io, dell'armonia degli angeli, quando ci sono gli angeli in persona. Ecco perché bisogna diventare dei capolavori. L'arte è sempre stata borghese, consolatoria, idiota, mentecatta, stupida, soprattutto è stata cialtrona e puttanesca e ruffiana. L'arte deve essere incomunicabile, l'arte deve solamente superare se stessa. Ecco perché tocca a noi, chissà a chi, ma no, una volta fuori di noi, essere un capolavoro, uscire fuori dal modo, come diceva San Juan de la Cruz, per pervenire là dove non va più modo. Quello che gli gnostici si volevano, esigevano dall'informe. Mi sono spiegato, ecco, ma non posso che cercare di spiegare il mio disagio, ecco, ma non altro. Non posso dare appuntamenti con il reale, appuntamenti con l'ovvio, con logico, con il razionale. Sì, però ecco, è questo, il buio. Spegniamo le luci. Consentimi però, fammi le risposte più brevi, sì, così faccio parlare le persone. Noi stiamo parlando del... Sì, però fammi il posto. Stiamo parlando dei nostri politici. È una ragazza, Andrina Sirena. No, ho sbagliato nome, come si chiama? Andrina Sirena. Sì, Andrea. Sì. Domande rapide, prego, poi vuoi sentire anche Cotroneo, che tace. Allora... Anche Diana vorrei sentire. Prego. Dunque, io sono rimasta molto affascinata da lei. Va bene, poi vi vedete. Va bene, dopo. Ok, allora, sì. No, a parte questo, io vorrei sapere una cosa. Vabbè, io non la capisco, l'avverto, la percepisco. Sì, 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 ma non ho questa pretesa. Io non voglio capirmi. Sì, però vorrei capire, cioè vorrei sapere una cosa. Io chi ho di fronte? Che differenza c'è tra lei e l'universo? Chi è lei? Chi ho di fronte? Glielo dico subito. Sì. Vede, l'universo è uno solo. Il pluriverso, ecco, non si può dire il pluriverso è il resto. L'universo è il resto, è una fettina del pluriverso. Sono molto soddisfatta, grazie. Consigli per gli acquisti. Adesso faccio un po' di domande rapide. Riprendiamo, mi dispiace che Maria Latella vada via. Ah, torna. Va bene, allora c'è una ragazza di 15 anni di vicino Napoli che si chiama Milena Lanzetta, prego. Mi dovete guardare... aspetta. So qui. È là, non... Lo so che non esiste, però almeno si accorga di chi esiste, però... Beh, c'è una telecamera davanti, tra l'altro. Senta. Anche fossi mortale come voi, c'è una telecamera davanti. Senta, io l'ho visto, non voglio esistere più neanche io, per piacere, lei mi ha fatto venire il batticuore, mi dica che cosa devo fare per non esistere? Me lo dica, mi deve rispondere. Vuole che cosa trovarmi devo fare? Dopo, te lo dico di là. No, me lo deve non dire posso. Adesso. Vuole non esistere. Non voglio esistere, cosa deve fare voglio per sapere non esistere. Che cosa si deve fare per non esistere. Deporre la volontà intanto, la volontà non è mai buona. La volontà è la coscienza, non la coscienza in sé. Va bene, il noumeno kantiano di coscienza, no, non la coscienza in sé, ma la coscienza civile, la coscienza di questa cosa, la coscienza di questa sedia, la conoscenza di questa posacenere, non c'è la coscienza. Ecco, sia lei non ha che da essere incosciente, cerchi l'abbandono, ma non si può nemmeno trovarlo, perché quando noi siamo nell'abbandono non ce ne avvediamo, perché noi siamo allora l'abbandono, ma essendo l'abbandono non siamo più noi. I mistici, che poi tutto il misticismo è altamente femminile, più che maschile,
Va bene, non parlo dei dottori della Chiesa come Teresa D'Avila, no, parlo di tutto il misticismo, anche di Angela da Foligno, delle donne anche ignoranti, ma grandiose, va bene? È proprio questo, nel momento in cui non sono, non ne sanno approfittare, non possono abusare, nemmeno di se stessi, o di se stesse, perché in quel momento non c'erano. La beata Ludovica Albertoni, che in San Francesco a Ripa, la più grande meraviglia, ecco qualcosa che eccede il capolavoro, che fa De Bernini un capolavoro, e non è più un capolavoro del Bernini. Non so se rendo la non idea, vi spiego. Andate a vederla, guardatela in questo orgasmo, in questo suo venir meno da monaca, va bene? Tra i merletti marmorei, tra queste mani che non tornano anatomicamente. E vedrete davvero cos'è una cosa mancata. Non è una mancanza, è mancata da per sempre. È prima, non è, è prima delle parole ed è dopo delle parole. Non appartiene più al discorso. Ecco perché quando noi parliamo siamo perennemente nel discorso, ma il discorso, diceva già De Saussure, e poi Lacan, non appartiene all'essere parlante. Il discorso non è l'essere parlante. Io che sto parlando per questo non sono io. Averci tempo potremmo divertirci. Ma mi spiego? Sì. Come dice Rilke, essere morti è una fatica dura, ma dura davvero. Emanuele Giglio, prego, diamogli il microfono. Allora, vorrei non capire, perché tanto non capirei dal momento che non c'è niente da capire. Non c'è. Per quale motivo? No, ma... Un momento. No. Per quale motivo? No, no, ma non era rivolto a lei, non c'è nulla da capire, non c'è nulla da capire al di fuori, dal momento che non c'è solo lei, c'è il resto che non c'è. Ma quelli applaudivano, sentito? Quindi sei stato frainteso. No, applaudivano il non esserci. È non essere qualche cosa, è... Quello che non c'è fa rumore. Ma non è il negativo. Perché io esclamo al non essere, io reclamo e ho desiderio di qualcosa che non c'è, faccio rumore. Perché ansimo quando ho sete, ecco perché non c'è. Applaudono, fanno rumore perché non c'è niente. Ma questo non ha importanza, perché ho detto questo? Non so, appunto. Io volevo dire ben altra cosa. Per quale motivo lei recita, che poi non c'è nemmeno motivo, in teatri canonici? Perché quando si parla di lei non c'è nessuna relazione, non vedo nessuna relazione con il teatro canonico di prosa, non con il teatro. Ci sono due paroline vicino a teatro, canonico e prosa. O meglio, la differenza, a mio avviso, tra un attore di prosa e lei è che l'attore di prosa impara a memoria un testo e lo riferisce. Certo. Lei non dice un bel niente, non riferisce un bel niente, ma al contrario si occupa di come dire, non cosa dire. Ecco perché è più accomunabile a lei un cantante lirico che non un attore di prosa. Altra cosa, lei crea... Non il cantante lirico, no, io cerco di... Io sono quando nel disagio del disdire, non del come dire. Se no cercherei un modo, sarei ancora nella modalità. C'è, scusi, no, bisogna lei. Finirla con la modalità di Stato. Ogni modalità è modalità di Stato. Ma l'attore di prosa, torniamo a Roldo Thieri, è statale. Ma lui va al di fuori della prosa, chiaramente. E poi c'è un'altra cosa, facendo questo ha fatto un cammino così originale, che poi è orrendo chiamarlo originale, un cammino, anzi forse il cammino, non uno, il. Al di fuori di questo cammino ha creato il vuoto dove altri attori, giovani, cosa fanno? Poco si avvicinano a ciò che ha fatto lei, la critica preparatissima, chiaramente, perché... Quando lei ha parlato prima della beata Ludovica Albertoni, là c'era l'estasi. A vedere lei... Giglio, ecco, prego, cosa? No, andiamo a stringere. Ah, stringere. Grazie. No, chiaramente ha creato un vuoto intorno a sé. Io devo stringere, strizzo, strizzo le poppe. Parlare di lei, insomma, ha creato il vuoto. E quando si vanno a vedere altri attori che poco le assomigliano, che poi non c'è niente da assomigliare, molti miei colleghi, ecco, lui fa Carmelo bene, è riduttivo per lei, sa? Lo dica ai critici. Molti attori, molti epigoni... Lo faccio adesso. Recita al Carmelo bene, ha la voce al Carmelo bene, ma per quale motivo? Ma che relazione c'è? Ma cosa c'entra, appunto? Non capisco. Ma lei vuole capire qualcosa? No, non c'è niente da capire. Sì, non che vuole capire da me? La diamo per fatta. Roberto, ma sì, ma ripetiamo che quando io parlo, quando si delira del non capire, il non capire non è una cosa una prerogativa degli scemi, non è il privilegio dell'idiota il non capire, è l'abbandono.
essere nell'abbandono non significa essere deficienti. Ma significa non esserci, smarrire, non essere più in casa. Ma chi si abbandona maledette manca. Le case, le famiglie, le mogli, i padri, i figli, lo Stato, l'anima. Ma verissimo, ma tutto chi quanto. Vogliamo farla finita con la fine? Facciamola finita con questa fine, perché la fine è il principio, sono la medesima cosa. E siamo sempre nell'origine, siamo sempre nel senso di colpa, siamo sempre nella parola. Non ne usciremmo mai più. Non so, questa non è prosa, non è, grazie a Dio, nemmeno quella merda detta poesia. Bisogna fare di sé dei capolavori. Io ho trovato da molti anni, da molti millenni in me il deserto, e quindi so io è un deserto che parla a un altro deserto e non più al deserto dell'altro. Non ho più un manc, ho un mancato, ho un mancato. Tutto qui. Roberto Cotroneo. Buongiorno, non mi chiamo Roberto Cotroneo, mi sto divertendo, questo naturalmente, no, mi sto divertendo molto, però le faccio una domanda precisa, lei prima citava Schopenhauer e poi ha detto alla ragazza in fondo che la volontà è sempre negativa. Non è mai buona, ho detto. Non è mai buona. Attenzione, attenzione, sì, le sì, parole. Sì, no, guardi, faccio attenzione benissimo alle parole. No, volevo... Non vi fottete con le parole. No, 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 guardi, no, non c'è pericolo. Bisogna, le parole sono delle cose probabilmente da lasciare stare. Non lo so, ci mancherebbe altro. Poi nel linguaggio quotidiano. Le conosco bene, guardi. Già il linguaggio non quanto lei, sì. Ma mi creda. Sì, ma già il simbolico, certa... mi ripugna l'arte. Sì, l'arte, ma sono d'accordo con lei. Ve lo devo dire. Ma mi va benissimo. Figuriamoci il quotidiano. Ma lei si riconosce nella fase di Nietzsche. Mi interessa il patologico un po'. Nella fase di Nietzsche, quando diceva già che come fenomeni estetici la vita e l'esistenza sono eternamente giustificati. La vita e l'esistenza? No, adesso, non no, sto... Però no, mi ricollegavo a quello che no, diceva. No, sono troppo spensierato per pensare adesso questa cosa così, così profonda. Però è esattamente quello, sì, che diceva lei prima. Sì, esatto. Ma sì, ma non parlavo di vita o di esistenza, parlavo, sì, della spensierata. Nietzsche è impazzito, va bene? Sì, ma non relativamente. Sì, no, relativamente, ma è quel relativo, sì, come quella di Einstein, relatività. Ah, certo, è relativamente, einsteinianamente relativo, ecco, sì. È impazzito, sì, ma non no, poteva. Comunque io devo dire non una cosa. Ma se l'è meritato! Sì. Qui invece di pazzi ne abbiamo fin troppi che non se lo sono sudato, non se lo sono guadagnato. Questo è il discorso. Sì. E sono squallidi, mediocri, come i nostri governanti, i vostri governanti. Comunque lei ha detto una frase in un'intervista di qualche mese fa, che non le cito neanche, cioè l'intervista non gliela cito perché poi magari non se la ricorda, però è molto interessante, perché lei ha detto che a scuola insegnano a dire cose semplicemente, lei dice una follia, bisogna essere complicati. Adesso non so se il giornalista l'ha riportata in modo no, imperfetto. No, lo credo bene. Certo, sicuramente, infatti questo mi stupisce. Questo non parla più che mi da giornalisti. Però sono pienamente d'accordo. Cioè, no, la scuola intende la complicazione, come diceva Flaiano, dice sempre caro, mi fu quest'ermo colle. Sì. Cos'è a scuola? Questa collina mi è sempre piaciuta. Questo. È il far fuori veramente tutto quanto e riportare nella comprensione, nel pratico. Oggi bisogna, come avevano introdotto anche i giornali, adesso bisogna proprio, adesso introducono le scuole nelle scuole, bisogna chiudere le scuole, l'istruzione obbligatoria, ma cos'è la Siberia davvero, qui stiamo scherzando, ma perché bisogna istruirsi, su che cosa, e poi chi deve istruirmi, lo Stato? E chi è lo Stato? Ma chi l'ha votato questo Stato, chi l'ha eletto? Io non ho chiesto di nascere, io dissento, no, e quindi non sono nella storia. Senta, lei ha citato Bacon più volte, non ha citato Beckett. Lei pensa che Ma io Beckett... non sto citando l'uno e l'altro. No, lasci perdere, tanto ci siamo intesi in una maniera piuttosto elementare e grezza. Quello che amo mi dice... Sì, d'accordo, ma lei pensa che Beckett sia nel teatro quello che Bacon è stato nell'arte e nella pittura? Ma no, non vedo, Beckett non c'entra nulla secondo me, perché ha avuto il torto, ha avuto la fortuna di essere il segretario di Joyce... e di non essersi fermato lì. Ah, quindi mi sembra lapidario. No, va benissimo. No, non dico altro. Sì, sì, no, certo. Perfetto. Renzo Dian, per favore, un attimo, una prima, le persone non hanno parlato mai. Prego. Dunque, dal momento che Carmelo Bene in apertura ha detto che si sentiva molto disteso e rilassato e che quindi non aveva voglia di far polemica, vorrei appunto fare una domanda molto... farla non a lui, ben inteso, farla a me stesso, a qualcun altro. Una domanda molto distesa e cominciamo rilassata. Un po' a parlarci. Dunque, la domanda è la seguente. Carmelo Bene sta per tornare a essere attore? No. A essere... La macchina. La macchina. Sta per tornare a essere la macchina, frequenterà alcune piazze teatrali, l'abbiamo sentito, sì.
Ecco, nella mia memoria, purtroppo lunga, purtroppo per me, di spettatore di Carmelo Bene, che comincia da una serata al Teatro delle Arti con il Caligola di tanti e tanti anni fa, ci sono due Carmelo Bene, c'è un Carmelo Bene 1 e 2. Uno è il Carmelo Bene che fa gli sberleffi, che ai capolavori gli si avventa addosso, e li fa a pezzetti, il Don Chisciotte, la Salomè e via dicendo. E c'è un altro Carmelo Bene che direbbe Flaiano, rovinato dalle buone letture, Lacan, Derrida, Deleuze e via dicendo, che invece fa qualche cos'altro. Fa qualche cos'altro, recita dei copioni come quello che sta recitando stasera, molto bene del resto, tranne un eccessivo ricorrere di personaggi. No, tranne un eccessivo ricorrere di personaggi dei quali in poi fondo... Poi mi spiegate cosa vuol dire recitare, il verbo recitare, sì, anzi, visto che c'è un dottore della Chiesa Teatrica di Prosa, fatevi spiegare cosa vuol dire recitare, perché chi ha applaudito, cosa applaudiva, cosa vuol dire recitare? È impossibile che io abbia recitato, io non ho mai recitato nemmeno soprattutto. Sì, ma questo è scontato. Mi rifiuto, queste offese non le accetto. Va bene, reciteranno altri, ma io non recito. Recitare vuol dire citare una cosa. È una cosa, è essere servi dello Stato. No, non un momento, Tia, poi la lascio in nome di Dio finire. Ma chiariamo a questa povera gente, va bene? E a tanta gentaglia anche qui presente, a tanti analfabeti, che recitare vuol dire come recensire, censire la cosa, citare la cosa, imparare la cosa, di Stato, tutto di Stato, c'è un potere del teatro, come dice Deleuze, che ma lui peggiore deve finire la domanda. È peggiore del potere finire. Dello Stato. Avanti. Quindi recitare, io non ho recitato stasera, sono sincero, in quanto non sono io. Certo, Prego, nel copione che ha recitato stasera e che non è un anche, copione ci sono anche personaggi, non è nemmeno a soggetto, perché ci il soggetto sono non anche, c'è ci sono ma è anche possibile dei che ti parli sempre come dicesti l'altra volta a mister, ti ricordi Tia? Anche... hai detto, dice, mia nonna diceva sempre tu con i problemi di tua nonna parli, accidenti a te. Vabbè, ma scusa, abbi pazienza. Allora, si vede che mi ricordi mia nonna, che vuoi farci? La nonna dunque. Dicevo, ci sono anche dei personaggi in questa cosa che abbiamo sentito stasera, molto, molto ben fatto. È bravo, vero? Io molto ve lo metto quassù e poi vediamo quanto vi diverte. O quanto vanno. Io non diverto nessuno, non certo per voi qui, se non avete pagato un biglietto. No. Allora, non ve lo potreste permettere, quelli stronzi che fanno così, capito? Non ve lo potete permettere. Lasciatelo perdere, non reagite. Non reagite, vivetelo così, prego. Dicevo, nonostante la presenza di alcuni personaggi, la presenza ricorrente di alcuni personaggi dei quali probabilmente alla gente non importa quasi niente, il ministero, Carmelo Rocca, i morti, i vivi, la burocrazia, non gliene importa alla gente. Ma che cazzo importa a me della gente? Scusa, a me non c'è la domanda. Ma la domanda. La domanda è la seguente. L'umanità si fa tanto per fare. La domanda è la seguente. Quale di questi Carmelo Bene? Non lo so, non me ne importa, non è così importante, non è interessante. Non è importante Carmelo Bene. Carmelo Bene è importante soltanto come deserto. Va bene, ma allora siamo è importante per quello che non è, ma non è vero. Siamo qui stasera non per è fare vero. Una passeggiata voi siete nel deserto. No, tu sei nel possibile, siete nel possibile. Tertulliano dice: il figlio di Dio è morto, questo è vero, d'accordo? Poi è risuscitato, questo è impossibile, dunque è certo. Lasciamo stare la scuola. Abbiamo parlato male della scuola fino adesso parliamo di Tertulliano. Ma sì, ma non è vero, siete nel possibile. Ognuno non i maestri se li sceglie dove vuole. Non siete allora, nell'impossibile. La domanda è fatta, non ho altro non accetto domande dal possibile. No, la domanda la deve fare. Tu anche se non l'accetti, la fa. Ma certo, l'ha già fatta. Zitto. Quale Carmelo Bene? Se primo o l'altro? Ho capito la domanda. Uno o due, no? Vabbè. Sì. Ecco, i doppi quanti sono? Sono miriadi, non mi basta uno e due a definirmi. Cioè, stiamo giocando a 3-7 col morto? No, stiamo giocando. No, io andiamo, trovo che invece c'è un gioco molto interessante che è il gioco delle tre carte. Ma non è questo come il primo Stravinsky quale, o il secondo quale, Stravinsky? Che è un nel gioco primo molto, c'è Petrusca, nell'altro c'è la Polla Mugagetta. Gioco delle tre carte. Gioco delle tre carte, sì, una gioco due, delle tre carte che è un gioco molto guadagnate. Teatrale. E dunque, sì, va bene, ma cosa non a me non importa niente di me, questo è il discorso, perché ve ne frega tanto a voi?
Ma noi poi stasera siete cascati male. Ma noi ve non ne siete d'accordo? Oh. No, ci siamo. Ma noi ci siamo trovati a passare, siamo qui per caso. Allora, contiamo, passavamo nel deserto, ci siamo fermati, capito, e Tiana ha fatto una domanda nel deserto. Ma ho capito, no, ma Tiana, io parlo, no, ma credimi, ho capito perfettamente. Soltanto che non mi riconosco né nell'uno né nell'altro. Io sono uno che non sa, ma non faccio il furbo col non sapere, non voglio saperlo, non voglio sapere niente. Mi sono spiegato, ignoro, io sono la mia signora, signora, S apostrofo, ignora. Oh, sono signorante, sono un signore. Consigliami gli acquisti. Silenzio, grazie, Franco Citti. Caro Carmelo, cioè, innanzitutto vorrei... Più vicino al microfono, grazie. Che mi vedresti qualche fila dietro, perché... Non, cioè, non capisco, non si sente, sai. Vorrei non essere in prima fila, cioè non vorrei che tu mi scambiassi con un giornalista. No, io ti conosco, ci conosciamo noi. Sono un tuo amico. Ma ci conosciamo noi, no? Sì. Come faccio a scambiarti con un giornalista? No, proprio per un giornalista poi, dai. No. Dai. Dunque, io... La prima volta che ho sentito dire che tu eri un genio, si ben ricordi, era quando io e te stavamo facendo tipo re in Africa, in Marocco, e te lo disse proprio un altro grande genio che era Pasolini, che tu sei un genio. Oh, siccome la signorina prima mi ha anticipato un po', anche io, prima di te ho 60 anni, non ho mai creduto né all'Italia. Ecco perché sono uno senza io, neanche io so niente, mi hanno distrutto come te, come hanno ammazzato Pasolini, come tu faranno. Sei a cattone. Come faranno queste cose? Tu sei a cattone, no, allora, loro sono gli accattoni e non lo sanno. No, tutto allora quello. Io volevo chiederti, la domanda è questa. Se io e te fossimo i primi due a non esserci, quante prime file porteremo con noi? Far proseliti? Se io e te. Cioè, io voglio seguirti perché per me sei un genio, no, voglio essere come te. Sì, io sono sicuro. Ma tu lo sei a tuo modo. Che verranno tutti con noi. Guarda, io dico una cosa: in questa terra, al momento, è necessario che ognuno di noi, proprio perché ecco, sia un deserto, senza limiti. Io è una vita e perciò non cerchi fratellanze, perché queste si. Quando esistono, cioè, ma io ti ho chiesto no, una mia delle... vita, cioè, certo. Una mia via di speranza insieme a lo te. Lo so. Che preferisci rimanere in due oppure che ci seguano gli altri? Ma siccome ognuno di noi è unico e esautora, e questo è il problema, no? Che esautora, anche l'importante non è esautorare l'altro, sapere che tu ci sei, ma ci può essere anche una terza persona che io sì, te non capito, conosciamo. Ma ti darebbero, adesso. Cioè tu pensi che quelli che poi ci seguono sarebbero farsi. Sì. Sì. Tutti gli altri che poi ci seguono sarebbero farsi. Gli altri sono tutti falsi, Franco Citti. Questo volevo sapere. Tutti falsi. Sì. Soprattutto bene. Sono tanti, lo sono so, tutti. Lo so, non ti preoccupare. Non, si vergognano a dire che non sono. Sto in prima fila, hanno, lo capisci. Hanno ucciso non certo sono. Pasolini. Appunto, loro sono degli assassini dilettanti, sono degli assassini scorreggioni. Questo sono questi signori qui, la maggior parte chiaramente. Date retta, mi state pigliando degli insulti, ma non ce l'ha con voi. No, con la maggior parte ce l'ho con la massa. Vabbè, mi è indifferente. Tanto sono sicuro che tu non avrai neanche la macchina come me, andremo a piedi. Come dici Franco? Andremo a piedi. Ma stai tranquillo che non andremo, non si potrà nemmeno più d'andare, io credo. Ecco. Sì, un attimo, sì, però. Però non credere che io, nei miei vuoti, io ti penso. Stai lo sai? Io ti penso. Dino Abba, prego. Ma non ti telefono. Non siamo ci vediamo. Siamo rimasti in due, è chiaro sì, che ma pensi non c'è, non c'è, ognuno è solo, non esiste, ma non solo con la sua solitudine. Monadi, questo, dice Cotroneo, questo. Che ha letto no, Leibniz, non è monadi. Una, sì, monadi. Ma non è nemmeno una questione di essere delle monadi. Si tratta proprio di non porsi più. Si può essere solo dei capolavori, l'ho detto, si può essere anche dei capolavori mancati. Ecco, anzi, capolavori e mancati. Un'altra cosa, quando, per me ti considero un genio, quello che volevo dirti, per me sei anche pulito. Pulito? Pulito. Pulito. Sì. Ma perché? Certo. L'estetica e l'etica sono la stessa cosa. Quando dovessi fare il conto di tutta la merda che c'è qui dentro, non, certamente escluderei Franco Citti. Stai tranquillo.
Non vi preoccupate, no, lo dico per... dov'è? Dino Abba. Ecco, io vorrei domandare, il colore che lui riesce a mettere nella voce, proprio perché non è, ed è perché non è, no? Essere per non... Vorrei sapere la tecnica che usa, non c'è, perché se, o è, quando, perché è una cosa creata al momento senza essere, ma quando, ecco qui è il busilli, usa i microfoni, non c'è qualche cosa di strutturato o anche lì viene per caso? Poi non rispondo. M'ero perso. E allora sono riuscito a dire quello che volevo dire. No, a prescindere, m'ero perso. Quello che, perché lei ha parlato. Perché io sono e non sono. Ma lei deve parlare ancora. No, io non ha esisto. Ha parlato. Non esisto, come non me lei. Ne sono accorto. Va bene, facciamo progressi, nel senso, del work in regress. Va bene. Marco Montalvo. C'è qualcun altro che comincia a avere dei dubbi o no? Va bene, no. Venite di qua. Allora, voleva riparare Marinella Venegoni della Stampa, prego. No, questa non è veramente una provocazione. Volevo chiedere il suo livello di comunicazione quotidiana. Mio? Sì. Non vedo nessuno. No, se lei deve chiedere alla portinaia di innaffiarli i fiori. Non vedo la portinaia, se non ho si fiori. Va a comprare non duetti, ho portinaia, non ho fiori, l'ho detto. Se si va a comprare duetti di insalata. Non mangio l'insalata, non la compro. Non ha quotidiano. Non ho quotidiano, è vero. Grazie. Ecco. Luigi Lunari. Ma perché tu... Perché non ci crede? Non ci creda! Chi se ne fotte? Ma perché ce l'hai con la Venegoni? Io non capisco come parla. Ma perché? Non vuol credere? Non mangio l'insalata come Maramao. Sono morto per quello. No. Io non so perché lei ce l'ha con me. Allora, Lunari. Lei ce l'ha con me perché ho toccato un tasto dolente della sua vita? Non ce l'ho con lei, mi creda. Sì. Non ce l'ho con nessuno. No, non ce l'ho proprio, non ce l'ho, non l'ho più, non l'ho mai avuto, non me ne importa niente. Vede che torniamo sempre quando, lì, Ma no, capisce, quando una minchia diventa tanta, non c'è più. Caro Carmelo, perché non c'è culo il simbolismo è sempre quello, basta. La bobbitizzazione. Vedi, Lunari, ma Lunari. Io, è una minchia infinita. Abbiamo capito. È l'infinito minchione. Sì. Oh, ha capito. Non sono dei calambur, questi sono schiaffi alla vita puttana e mediocre. Lunari. Allora, no, scusa, no, vorrei vederlo perché No, sì. Io credo che la serata sia per me, ma forse anche per qualcun altro, leggermente imbarazzante, e credo che io penserò a questa serata con una certa tristezza, perché, ognuno reagisce come vuole, e lui è un mio compagno d'infanzia. Lui non lo sa, ma lo è stato un mio compagno d'infanzia, di gioventù, ha accompagnato alla mia gioventù, l'ho ammirato molto. Ricordo quando scandalizzava il pubblico del Durini di Milano facendo il Pinocchio. Adesso dice a una ragazzina, scusi dall'alto della mia età, la chiamo ragazzina, dice di andare a darvi al culo e non succede assolutamente niente. Cosa è successo? Perché è successo questo? Nel sproloquio come di Carmelo Bene... No, ha detto tu hai detto vada sì, a chi? Alla povera Sonia Cassiani, sì, alla quale io chiedo scusa. Sì. No, io ho detto una ragazzina. Sì, l'hai detto. Ma scusi, sarebbe una cosa così deliziosa? Sì, no, certo, no, certo. Non capisco. Certo. Non l'ho detto. E neanche... No, ma voglio finire. E neanche questo, e neanche questo scandalizza. Ma allora io mi domando una cosa. Culo, ma nemmeno nel culetto. Carmelo Bene. Allora Lunari, forse. Carmelo Bene. No, ma meno delizioso del mio. Ma certamente. Ma certo. Viva Dio. Vedi come vengono fuori. C'era il gesto famoso di Pazzaglia, no? C'è qualche altro culo che vuol parlare? Lunari, però è colpa tua. È colpa tua. Sei nato come d'artista. Levate il microfono alla Cassiani. Ecco, Io ho segnato due limiti. Carmelo Prego. Bene che scandalizzava con poco e Carmelo Bene che non scandalizza più col No, basta con gli scandali. Voglio chiedere una cosa. Basta con Gesù.
E basta con Gesù, basta con Gesù. In effetti non ha neanche citato io Gesù. Ecco sì. Non era generoso Gesù. Era orrendo. L'hanno non spendeva, non ha dilapidato quello io di là. Non aveva la carta di credito. No, non è vero. Allora. Arbitro. Aveva suo padre, questo è il peggio. Fallo finire di parlare, per favore. Io voglio dire. Io sono orfano. Io voglio dire una cosa. Ma perché deve parlare? Ma perché no? Ma perché no? Non finirò neanche col dire le peggiori sciocchezze. Ma così sentiamo sempre la voce del solito culo. Cambiamo. Ma non lo sono. Sono da una parte, non allora, parlo. Allora, parli da un altro orifizio. Non posso neanche darti quella soddisfazione. Ma cambio orifizio. La prego, per favore. Sto usando l'orifizio destinato all'eloquio. Minchia. Quindi, lasciami dire. Allora, ti viene il dubbio che di essere in una posizione di spaventevole retroguardia? Sì, assolutamente. Ah, guarda, anzi, vado più dietro proprio, guarda. Ecco, no, ma retroguardia. L'avanguardia non storica! Fatto. L'avanguardia storica! No, l'avanguardia storica, quella banale. L'avanguardia est storica. Oh. Sei scivolato perfino sul basso enigmismo con S apostrofo ignora. Hai detto delle cazzate in materia. Sei un tuttologo di cazzate. Mi dispiace, anche perché ogni tanto. Anche perché ogni tanto in questo mi dispiace molto, perché ogni tanto in questo vaniloquio in cui hai detto l'arte è sempre stata borghese, che non vuol dire niente, è solo una cazzata, va bene. Scusa, ma tu sei un artista? No, sono. E che cazzo le interessa? Io non sono. Vai. Ma figura. No. Figurati, l'immortacci tua, cosa ti interessa? Basta. Diglielo franco alla romana, l'immortacci sua, non è un artista, che gli frega dell'arte a sto stronzo. Vaffanculo. Per favore. Basta. Dire la cosa. Sono venuto qui per disgustarmi. Voglio vomitare. Siete un cessi, diceva Totò, cessi, la banda, cessi. Sì, certo, no, ma lei si immagina se vomitasse tutto il teatro invece addosso a lei che cosa succederebbe? No, Totò. Eh? Dove? Vorrei. Bella questa vomitata, questa di massa. Vorrei che l'arbitro tirasse fuori il cartellino giallo. Se il teatro vomitasse giallo. Tutto si vomiterebbe addosso. Mi spiego? Perché ci provate, la galleria come fanno? Siete armati di vomito a getto? Non ho detto la cosa più triste. Ma sarebbe opportuno, io mi vomito sempre addosso, ve lo sto dicendo, le parole sono in libertà. Qualunque tuttologia è cazzata e qualunque problema è un falso problema. Poi una volta tanto in questa trasmissione si sta parlando davvero di cazzate, finalmente. Era l'ora di riconoscere che si parla sempre di cazzate. Questa sera stiamo dicendo che non stasera sono cazzate, ma che sempre si parla soltanto di parole, cioè di cazzate, senza che si offenda il fallo. Chiedo di finire. Il guaio è che questo non è vero, cioè non sono state dette soltanto cazzate, neanche da parte di Carmelo Bene, perché questo è il lato più triste della cosa. Cosa vuole? Che appunto, che nello sproloquio proprio fluente, inarrestabile, eccetera, ogni tanto affiorano, magari in un sorriso, in un'autoironia, affiorano delle verità. Cioè lì c'è un pagliaccio che ha dentro, tutto sommato, io credo ha del metodo, Polonio ha metodo, però esatto. la follia del metodo proprio, non c'è contraddizione tra essere un genio e dire cazzate, non c'è nessuna assolutamente contraddizione, assolutamente no, esatto. Allora, io voglio dire una cosa, visto che questo pagliaccio non funziona, mi manca la coerenza, non ce l'ho, non la voglio, te la regalo vecchio, ma non tienitela. È vero, ma non è vero neanche questo, non è tienitela vero vecchio, la tua coerenza, non ho coerenza, sai non, cosa ecco, sembri? Non sono dalla parte del potere, non ho poteri, io sono incoerente, come l'aereo, ma non è vero, e allora parlati addosso, parlati, ok, parlati. Allora lasciami parlare, ma tanto non ti senti, non mi lasciare, lo eccidi ogni volta, allora, si vede che sono eccitati, ma finiamola con questi petti, finiamola con questi petti. A me ricordi, se sei in grado di afferrare l'allusione. Ma cosa devo afferrare? La minchia? Basta. Afferrare la minchia, non l'ho detto. Andiamo. A me ricordi, Per trascendere, sei già trasceso, ma non del trascendentale kantiano, non di quello hegeliano. Qui c'è troppo puzza di Dio.
Sì! Che fedeli! E poi che la fedeli. Si capisce. No, okay, okay. Io non, mi, so non mi sembra fare. Il momento. Cosa fa? Mi però se io tutti. Fossi un musulmano non avreste osato, vero? Di sentire. Sì. Vabbè. Una cultura di culo, sì, certo, ma è... Allora, hai finito Lunari? Beh, sì, ho finito per non forza, lo so, diciamo. Io potrei finire pure un quarto d'ora. Tagliamo la parola, so tagliamo i fili, non abbiamo niente da dirci, sono qui per questo, per dire basta, sono tornato anche in scena, torno a essere osceno in scena, perché vi ci odiate dei crani vuoti vostri che non c'è niente da dire. Carmelo Bene, non ci riuscirai a essere osceno, è finita quell'epoca lì. Ma adesso quale epoca? Quella lì, quella in cui scandalizzavi la gente, non scandalizzi epoca? Più nessuno. Ma lo sceno non ha epoca e non vuole scandalizzare nessuno. Ma sì che lo scioccone. Vuoi, dai, ma sì che scioccone, lo vuoi. Scioccone, scioccone. Nessuno, ma dall'alto dei miei millenni mi devo scandalizzare questo scioccone. Scusi questo Bene, ma lei è come il conte di San Germano all'alto dei suoi millenni. Sì, ha seduto. Stia seduto, che c'è Cotroneo? Stia seduto che non ha il microfono. Vuole voi far parlare? Bene, date il microfono. Allora, un attimo, fermamina. Cotroneo. Perché poi ha scelto di vivere a Otranto? Perché ha scelto di vivere a Otranto? È falso, io non vado mai a Otranto, non frequento Otranto. Io sapevo, può darsi che io mi sia sbagliato. Sì, posso passarci un giorno come posso passare da Roma? Credevo che lei vivesse a Otranto. Come passo il giorno da Roma, né più né meno. Prego. Per gli acquisti, poi gli do il microfono. Sì. Allora, nel passare a conclusione il microfono a quel signore della 1, 2, 3, quarta fila che sta lì, aspetti un attimo, una mina, quando lo dico io? Voglio dire ai telespettatori, no, insomma hanno sicuramente assistito a uno contro tutti, insomma, un po' diverso rispetto al consueto. Non, ecco, voglio dire, fa storia a sé, credo che faccia storia a sé. Cotroneo ha partecipato come D'Agostino senza ad storia, altri nostri. Ecco. No, fa storia a sé. Comunque, io torno a ripetere, sono convinto che riceveremo lettere, qualcuno dice va. Invece no, io sono convinto che nel conformismo, talvolta abbastanza noioso, di questa televisione che ritaglia degli spazi vitali dal campionato mondiale di calcio, ecco, questa sera è una sera e quindi questo io credo che voi che state a casa l'avete assolutamente colto e di questo io personalmente sono grato a Carmelo Bene, perché comunque è un qualche cosa che non assomiglia a un già visto. Sì, ci fu un clamoroso mix di cultura fra Carmelo Bene e Almanzi, ma sono passati molti anni, è sicuramente un qualcosa di non visto. Questo ve lo dico proprio perché se no ci stiamo abituando, che è poi un po' tutto uguale, che la televisione è tutto uguale, che si dicono sempre le stesse cose, ma voi provate a mettere Carmelo Bene, poi le stesse cose, poi uno può essere d'accordo, contro, odiarlo, negarlo, non accorgersi che esiste, urtarlo e dire come mai esiste, andarlo a vedere a Verona. Comunque mi dica lei quello che vuol dire e con lei concludo, aspetti che le diamo il microfono. Soltanto due parole. Carmelo Bene è un genio. E Carmelo vorrei... Genio sì. Lo potremmo chiamare. No, e certo. Vorrei dire questo, che è il precursore dello stesso Sgarbi, è una creatura, diciamo, anche se con una sua cultura personale d'arte, ma è una creatura che viene direttamente da Bene, insomma. C'è nello Sgarbi, ecco, per rispondere a quel signore, dice che è superato, che cosa... I personaggi di oggi, lo sgarbismo, diciamo queste cose qua, sono figli del signor Bene qua, a livello diciamo di atteggiamento di verso la verso vabbè, civile, questo verso voleva la dire questo, sì, voleva dire. Se ciascuno ha gli aborti che merita, sì, volevo solo dire questa, perché scusi un attimo, questa personalmente come spettatore delle sue opere non fa dei remake, non so, da qualche parte, cioè siccome le sue opere sono non recitate ma sono sue e basta, solamente sue, perché non lo so io, questo da ignorante. Torno in scena apposta, le stesse scena. Opere. Torno in scena con una summa teatrica, proprio. Una summa teatrica e amletica. Non delle stesse cose, ma
vi sono delle citazioni, diciamo, dei picchi di tutto quello che è stato il mio teatro. Dopo quattro anni però continua, è un work in regress, cioè per fino all'infanzia. Work in regress. Fino alla stagione 96-97. Grazie, grazie. Prego, segnatamente grazie. Voglio, Rodolfo, sei molto rapido, Gianmarco rapidissimo, diamo il microfono per favore, grazie. Solo questo. È stato detto a proposito di un ritorno alla schiavitù, di un sentimento di schiavitù che forse c'è in giro, necessità così, che da parte tua, che Gava e De Michelis sono in fondo tremendi, ma sono stati esperti, erano accorti. Hai detto che Poggiolini in fondo era un genio e per esempio... No, Gava e De Michelis non ricordo, di Poggiolini senz'altro, di Totò Riina. E che Riina è, un, ecco, appunto, è il più grande italiano. C'è un limite alla mostruosità negativa del genio. No, ma non è nel negativo, essi possono essere nel negativo. Io intendevo solo dire un'altra cosa, ecco, non, in questa quiescenza, in questo nullismo, in questo bagno di omologazione di Stato, va bene? Dove poi la grande vacanza è cos'è se non quella di Stato? Chi è dello Stato che manca a se stesso? Lo Stato, tra l'altro. Quindi io dicevo che vi sono delle che guizzano al di là del bene e del male, purché si accetti al di là del bene e del male, ecco, si deve per forza accettare, al di là della coscienza applicata, al di là della demagogia democratica, al di là quindi della democrazia in tutti i sensi deprimente e depressa, al di là di nostalgie imbecilli, di tiranni, di eccetera. Io trovo davvero che Poggiolini e Riina abbiano un magnete, abbiano un carisma o carisma che dir si voglia, che non hanno con tanti condomini della nazione italiana. L'Italia è un condominio di piattume e di piattole, rompicoglioni e insensate e squallide, insignificanti. Esse sono la patologia, non il simbolico come linguaggio, quindi l'arte non mi interessa più. Va bene? Perciò dico, voglio essere solo un capolavoro mancato, ma un capolavoro per Dio sì. Ecco. Non mi interessa nemmeno, non mi interessa nulla, non mi interessa il simbolico come linguaggio artistico, non mi interessa la poesia, il poetico, non mi interessa l'anima bella, non mi interessa nemmeno il quotidiano come linguaggio, mi interessa quale linguaggio? Il secondo, cioè mi interessa il patologico. Riina e Poggiolini sono due grandi, sommi casi patologici, è in un'epoca che non produce più niente di umano. Essi sono forse i due soli uomini degni della mia attenzione, patologica attenzione, del mio studio clinico, del mio tributo. Tutto qui. Io te li lascio tutti e due. Allora, no, volevo dire, no, Roberto, abbiamo finito. Parlato segnatamente di studio patologico. Ho capito, di patologico. Segnatamente, no, basta, abbiamo finito. Sonia. Segnatamente mi scuso con Marinella Venegoni, con Luigi Lunari, con Sonia Cassiani, con Guido Almanzi, ringrazio tutti gli altri, ringrazio Carmelo Bene a Verona, non mi ricordo quando, tornerà al teatro. Buonanotte, Sipario, arrivederci.